diventi un elemento della band, ma quello è diventi normale, un elemento della band. Se sei un fonico devi diventare un elemento della band, perché nel live, e lì ci sono dinamiche che sono diverse da una sera a un'altra, ma anche da un minuto a un altro, cioè non puoi pretendere che di impacchettare tutto, perché se fai questo diventa un disco. E uno dice, come diventa un disco? È bellissimo. Non è proprio così. E finalmente, dopo più di un anno, sono riuscito a terminare l'editing di questo video. Ciao a tutti, io sono Galileo Terricone e questi sono i Double Dominant Studios di Torino, dove poco più di un anno fa, per la precisione era il 27 novembre dell'anno scorso, del 2022, ho avuto il piacere di ospitare Maurizio Nicotra. Chi è Maurizio Nicotra? Principalmente è un amico, è un fonico specializzato in ambito live ed è il fonico delle grandi occasioni, dei grandi artisti nazionali e internazionali. Di base accompagna molto spesso Renato Zero nelle sue tournée, ha seguito diversi tour di Jovanotti e proprio un anno fa era qui a Torino in occasione di un concerto di Claudio Baglioni al Teatro Regio di Torino. Quindi questo è giusto per darvi l'idea del livello del professionista di cui stiamo parlando. Anche io sono un fonico, magari un po' più improntato all'ambito studio, anche se riesco ancora agilmente a passare da un mondo all'altro. E tendenzialmente quando un tecnico intervista un altro tecnico ne viene fuori un'intervista sempre molto tecnica, che per carità sono estremamente interessanti. Se andate a cercare su YouTube ci sono delle interviste sempre di Maurizio Nicotra, in particolar modo proprio sugli aspetti più tecnici del suo lavoro. Sono estremamente interessanti, ma io volevo invece ottenere gli aspetti più umani dietro al mondo di Maurizio Nicotra. E mi interessava appunto sapere anche di alcuni aspetti organizzativi, di come si viene chiamati, di come si entra in quel mondo, di quali sono stati i vari punti salienti della carriera di Maurizio che l'hanno portato oggi a stare dietro i mixer di questi grandi artisti. Penso anche di esserci riuscito tendenzialmente, poi io non sono né un giornalista né un intervistatore, quindi anzi mi sono abbastanza improvvisato, mi direte poi magari voi nei commenti se ho ottenuto quello che volevo ottenere. E di base io sono anche un didatta, io ogni anno vedo più o meno un'ottantina, un centinaio di persone ai corsi di specializzazione in tecnico del suono che vengono organizzati dal Music Lab di Settimo Torinese in collaborazione con Enaip, e è proprio a loro che ho pensato nel momento in cui ho organizzato questa intervista, questa chiacchierata. Infatti, se voi vedrete, sembrerà quasi che partirà molto in medias res, ma perché così è stato. E stavamo parlando del più del meno, a un certo punto ho attaccato le telecamere nel momento in cui mi sono reso conto che stava cominciando a diventare ecco di interesse pubblico. Noterete anche una cosa, io praticamente durante tutta l'intervista non ho fatto tagli. Questo per un motivo particolare, cioè per il fatto che la cadenza, le pause che fa Maurizio mentre parla sono il modo migliore ecco, per godersi questa chiacchierata. Mi piangeva il cuore ecco, andare a editare queste parti. Magari l'intervista sarebbe venuta anche leggermente più corta, però sarebbe venuta molto più, secondo me, difficile da seguire. Quindi l'intervista è lunga, preparatevi, lasciatela in sottofondo, mettetela mentre state guidando o mentre siete con le cuffie, secondo me comunque ce ne saranno di belle. Io vi lascio direttamente al video, eventualmente noi ci vediamo alla fine del video per alcune considerazioni personali. Buona visione! Parliamo degli inizi. Nella tua attività, che a parte quella da musicista, è cominciata in studio? Assolutamente sì. Quanti ne hai visti prima di avere quello che davvero ha sfondato? Numeri alla mano? 100? 1000? No, non tantissimi, non tantissimi. Io diciamo che quello che ho visto di più da Francesco Virlinzi, che adesso non c'è più, che è stato diciamo, sì, il...
il personaggio più importante che c'era nella nostra città, Catania, ma per tantissime cose. Lui era veramente un produttore, io da lui ho imparato tantissimo. C'avevo lo studio e lavorando con lui ho visto tanti artisti che... Sì, è vero, non, di una decina di questi non sono andati avanti, però era fondamentale la sperimentazione, e quella sperimentazione che si faceva con produttore, artista, fonico, musicista, chitarrista, tutto, cioè si creava un gruppo, quello che poi io ho fatto con la Consoli. Sì. Quando siamo rimasti senza Francesco, la squadra che stava attorno a lei ha continuato a produrre, quindi c'era lei e poi c'eravamo noi, e allora ognuno metteva la sua parte artistica nel progetto. Quindi però, passando da Virlinzi, magari c'era già effettivamente una specie di selezione. Esatto, okay. Poi lui aveva veramente un fiuto incredibile, cioè sono quei doni di natura, no? che tu sei produttore, ma in realtà lui era un conoscitore della musica, aveva un bagaglio di culturale, musicale pazzesco, e quindi lo trasmetteva e andava a trovare i talenti, non so, come i Flor de Mal, per dire, che era una band molto underground, eppure è riuscita a tirarla fuori da una città come Catania. Uno dice, ma Catania, questo è... perché il movimento poi arrivò dopo, però quello che l'ha tirato fuori è stato lui, quindi lui era il produttore per eccellenza. Cos'è il produttore per eccellenza? È quello che e deve... sai che io so questo. Il produttore per eccellenza, secondo me, secondo la mia esperienza, è quello che deve avere un, come dire, chiaro un dentro di sé, un quadro principalmente artistico-musicale. Cioè lui, perché è il produttore d'eccellenza? Perché aveva un bagaglio di musica, ovviamente anglosassone, più forse anglosassone o anche USA, insomma quella era la sua dimensione. Lui ascoltava tanta musica, ascoltando però non è che ascoltava, entrava e usciva, entrava nella sua testa e costruiva all'interno una dimensione che poi lui riusciva a trasferire. Ecco, produttore deve saper trasferire quello che lui, il suo gusto, quello che gli piace, e Francesco lo faceva benissimo. E per questo è riuscito anche a, con la Consoli, a fare un tipo di lavoro. Lei era così, io cioè, l'ho vista pure prima che diventasse... Stiamo parlando di inizio anni 90? Sì, 90. Prima metà degli anni 90, sì. Ok. Però lui poi riuscì a mettere a fuoco determinate cose che aveva dentro come produttore. Quindi per me... Col fatto però che oltretutto una cosa che stavi dicendo prima proprio di lui è che aveva anche questa dote innata da talent scout. Esatto. Anche ma allora ti faccio io una domanda. Il produttore, primo problema, in Italia utilizziamo la parola produttore sia per quando si parla del produttore artistico sia del produttore esecutivo, cioè chi fa materialmente il prodotto, che cura appunto questa regia. Esatto. E si è chi caccia i soldi. Sì. E genera già tanta confusione, o no? Ma questa cosa qui, un po', se andiamo in quel periodo lì, funzionava, c'era una distinzione, perché alla fine c'era una grande major che supportava il produttore. Cioè io produttore, se io ti do un prodotto che tu ritieni valido, è chiaro che tu a me mi sostieni, quindi lui veniva, okay. Cioè io ti sto portando quest'artista, la discografia faceva subito il contratto, insomma il giro di contratti tra produttore e major, e quindi lì incominciano ad avere, e quindi il vero produttore esecutivo poi diventa la major. Quindi l'artista ci mette i contenuti e la faccia, il produttore... Tendenzialmente questo, ma diciamo contenuti, se non quello, è un cantautore, esatto, in effetti quello che c'era
in quegli anni era così, cioè funzionava bene, adesso non c'è più un riferimento simile, è abbastanza diversa la cosa. Io adesso sono anche fuori dal discorso discografico, però mi sembra che un po' non ci sono più degli schemi ben precisi che quelli che avevamo in quel periodo. Sì, è vero, sono venuti fuori dei produttori che firmano a un livello paritario all'artista. Esatto. Mi viene in mente Mark Ronson, esatto, che è proprio un featuring, ad esempio, con Bruno Mars, o quando escono... Esatto. Mm. Al contempo, però, parliamo di gusti, ma tu cosa ascolti? Vedo in Italia che c'è sempre questo scollamento tra i gusti musicali di chi lavora nel settore e il materiale su cui si lavora, che quindi sono artisti più o meno importanti tendenzialmente, ma che hanno però da un punto di vista estetico delle diversità rispetto ai pari gradi. Io sarà perché, ma sono stato sempre così, ascolto tutto. Tutto quello che è musica lo ascolto, perché secondo me la musica non deve avere delle idee. Poi ognuno può avere il proprio gusto. Io vengo dai Clash per avere una dimensione. Okay. Per me i Clash erano il mio riferimento a 15 anni e stavo lì sul mondo un po' punk, perché poi in realtà lì si apre anche un altro mondo. Però quello non mi ha mai condizionato, io non sono mai stato condizionato. Per esempio con Carme, lavorando con la Consoli, ho imparato molto a fare anche una distinzione ma era anche una distinzione naturale che veniva da, che ne so, dai Sonic Youth a una chitarra di un Vasco in Italia, la differenza, il chorus che magari si usava in Italia e invece il dry, il suono molto più distorto dei Sonic Youth. Questa è una realtà, esiste. E quindi in Italia è sempre avuto una sonorità diversa rispetto a quello che poteva venire dall'Inghilterra o da altri Stati Uniti. Dagli Stati Uniti. Perché non c'è mai stata questa, non preparazione, ma questa voglia di tirare dentro quelle sonorità. Oggi io penso che questa differenza non ci sia più, anche perché ormai si è quasi uniformato un po' tutto, no? Anche all'estero non c'è proprio... Prima appunto la musica, si parlava di underground, che faceva la differenza tra il pop, era proprio quello, no? Che potevi andare ad ascoltare delle cose un po' più ricercate, delle sonorità un po' più particolari. Detto questo, io oggi ascolto tutto quello che possa essere, ma anche perché il mio lavoro adesso è basato più su... Io oggi posso lavorare con un artista e domani lavoro con un altro, non sono legato a un aspetto produttivo. Io faccio il fonico live, quindi è quello che mi arriva. Anzi, spesso quando mi ritrovo a gestire un artista evito di sentire il disco. Ma è una mia particolarità, cioè nel senso, io voglio evitare, perché poi ci sono le sequenze che ti vengono messe dal produttore, se c'è un produttore, comunque c'è sempre un produttore musicale, no? Che dove tu ti ritrovi a fare i live, però c'è una sezione che cammina insieme alla song che viene eseguita dai musicisti, ci sono le sequenze. E queste sequenze spesso sono tutta roba che si trova nei dischi, no? Uguale, cioè, proprio esattamente quella. Okay. Ma guarda, spesso, perché poi noi abbiamo l'omino che non fa solo play, di solito è una persona importante perché fa tutto l'editing, a lui gli danno, che ne so, 60 tracce del disco, supponiamo, da quelle 60 bisogna capire cosa mettere in mute e cosa invece no. E questo è il lavoro di preproduzione musicale che si fa prima di iniziare. Le 60 tracce crude e cotte, cioè
con la post-produzione che era stata oggi, fatta sul oggi disco? Spesso arrivano con la post-produzione. Cioè quindi vogliono esattamente la sonorità? Quel suono lì. Okay. Arriva quel suono lì. Poi noi ovviamente da 60, 100, quelle che sono, facciamo, creiamo degli stem che ci mettiamo nei banchi, ma massimo arriviamo a 32 tracce, dove c'è compreso un time code, un click, start per l'artista magari per poter entrare, insomma una serie di tracce okay. di servizio più il musicale che possono essere appunto i loop, noi li chiamiamo loop per tutta la parte ritmica, le chitarre acustiche, le chitarre elettriche, li separiamo a stem in modo da poi gestirle più o meno nel contesto live. Quindi però, ovviamente questa cosa però anche il fatto di avere delle sequenze preprogrammate impedisce agli artisti di improvvisare, ad esempio, non so, se il chitarrista volesse tenere di quattro misure più lunghe l'assolo, manda poi ovviamente, fuori sync completamente il progetto. Ovviamente l'unico artista che io ho conosciuto, con cui ho lavorato, che invece gestisce le sequenze in maniera diversa è Jovanotti. Proprio per questa cosa che stai dicendo tu, perché se lui vuole allungare una parte, come fa? Allora, lì in quel caso le sequenze li gestisce un tastierista che la manda a tempo, manda quella parte di inteso come, non so, come un loop, ecco, inquadriamolo okay. così. Invece quindi però poi va avanti quanto vuole. Va avanti quanto vuole, quindi se lui decide di fare quattro battute in più, basta che guarda il tastierista che segue questa cosa, che è quello che attiva il... Immagino poi invece allora lo show di luci, quanto siamo contenti di sta cosa. Infatti quella. Però diciamo che questa è un'impostazione che è stata data in un momento. Io mi ricordo che quando ho iniziato a fare il live era così ed era tutto molto libero, seguiva questa dinamica. Oggi continua a essere come impostazione tecnica così, però in realtà non è più così, cioè è tutto abbastanza quadrato, non c'è mai una battuta più o meno, ecco, cioè, e diciamo che è un vecchio retaggio che si portava dietro, però poi oggi se deve fare uno show programmato, è uno show programmato, infatti come dicevi tu, poi sono le luci... di solito sono quelle che si agganciano sempre con un time code. Quindi tu in una tournée normalmente sono 50 date a cavallo di un paio d'anni magari? Sì, potrebbe essere. Non sì. sotto? Sì. Diciamo che possono essere o due tranche da 25, però anche se diciamo negli ultimi tempi pre-Covid questa cosa era un po', cioè c'erano artisti che facevano anche 5-6 concerti ed era un tour. Quindi, ricapitolando, ci sono diverse decine di date dove ogni misura è stata provata, riprovata e a quel punto non si può sgarrare perché ci sono delle sequenze, sincronizzate con lo show di luci, tu che lavori, vedi quindi per 50, 60, 70 volte lo stesso concerto esattamente con quella tempistica precisa, nonostante questo tu e non so quanti sono i fonici, diciamo proprio top level come voi in Italia, sulle dita di una mano? Sì, okay. Sì, grosso modo. Sì. Quindi nonostante ci sia questa assoluta precisione, perfezione, ma non si sgarra il fonico, comunque è davvero uno di questi cinque perché siete gli unici che possono davvero però... Però la devi... Ma... Ecco, questa cosa qui che stai dicendo tu, che... Però tu mi dicevi a una chiacchierata che abbiamo fatto ieri, un paio di giorni fa, che non stacchi le dita dai fader, perché in ogni singolo istante tu devi comunque andare a compensare, correggere quelle microscopiche variazioni. Io ti dico... È chiaro che quando metti in piedi uno show, metti in piedi, ecco, esattamente uno show che è fatto dal suono, è fatto dalle luci, è fatto dal balletto, è fatto dall'artista che deve entrare in un certo momento, che c'ha l'ascensore, che c'è il fumo, c'è tutta questa
questa roba che si interseca tra i macchinisti, i fonici, i luciai, il datore luci, tutto il meccanismo tecnico che si incastra allo show. Ovviamente è vero che tu lo programmi, ma è vero che stiamo parlando di un live. E quindi quando parte un brano, perché c'è la sequenza che si fa play su quel brano lì, sì, parte un time code, parte il click, però da quel momento in poi è un brano eseguito live. Per quanto possa avere 50 tracce che suonano sotto, poi lì la parte che facciamo noi, che fa il fonico di sala, è quella di gestire questa roba che ti arriva con quella live, che ogni sera sarà diversa. Quello è matematico. Quando mi ha invitato una volta in regia, mi pare fosse per Safari, se non sbaglio, di Giovanotti, che tu avevi uno schermo sul banco con le note. Non solo, ce n'era uno che, se non sbaglio, era la telecamera che puntava sempre solo Giovanotti. Era, o ricordo male? Sì, no, è la console che abbiamo, con cui lavoro io, di solito c'ha pure uno schermo video, no? E in quel periodo mettevo il prompt che mi dava la regia video per poter vedere meglio l'artista, perché sulla base di quello che faceva. Sì, perché lui è molto imprevedibile, diciamo che è un artista abbastanza complicato da gestire live, perché abbassa il microfono, lo avvicina, lo punta lui è molto dinamico com'è. E quindi tu lì ti fai le 2 ore di concerto su una mano sul fader della voce, ma quello di solito lo faccio con tutti, però su di lui devi tenere le compressioni molto aperte, non puoi schiacciarlo troppo, perché appunto stando sempre davanti alle passerelle e quindi davanti all'impianto, se tu comprimi troppo fai l'effetto contrario, quando non canta ti va in Larsen, e quindi lì la compressione è più manuale, che cosa che invece non faccio con altri artisti. Cioè, se io trovo nel momento in cui l'artista parte, va a cantare, c'ha la sua emissione, anche se tra un brano e l'altro può cambiare, per quello, stabilisci quel tipo di compressione, già sai che la voce sta ferma lì, non si muove. Poi sì, tu, è chiaro che le strofe, io per abitudine mia le strofe le tiro su, perché ti fa sentire la presenza della voce, quella meno spinta, e i ritornelli o gli incisi dove c'è più spinta li tiri dentro. Questo, diciamo, più solidi, insomma. Sì, diciamo, è una caratteristica mia. A me piace sentire il vocione, no? Anche su questo giro che facciamo attualmente, questi concerti da solo di Claudio Baglioni, pianoforte e voce. C'ha un archetto messo davanti, quindi lì lui non si avvicina, non si allontana, è tutto basato tra la compressione e il movimento del fede, e utilizza anche per scelte artistiche molto la parte bassa, timbrica bassa perché in quel contesto lì che c'hai solo la voce, lui predilige metterla in evidenza, quindi con tonalità anche un po' basse, riesce a tirare una timbrica di voce con Lucian, è fantastica, quella zona lì sua suona, ha un suono bellissimo, e lui ci gioca molto su questo. Però ovviamente se tu l'aiuti dinamicamente acquisisce un valore in più, e quindi c'è questo movimento che magari fai nelle strofe che glielo metti un po' più in evidenza, e poi quando inizi a spingere magari con la compressione e con tutta la catena che abbiamo sulla voce, riesce a stare lì ferma. Chi te l'ha insegnato? Cioè, stai dicendo delle cose dove è ovvio che capisco i termini, ma non ho mai applicato. Io ho avuto, in un, diciamo, live specialmente, ecco, un accorgimento di questo da tipo. Da un lato io soffro parecchio l'aspetto che ai miei tempi, quando ho iniziato a 15 anni, non c'erano i corsi, non c'era niente. Cioè, tu per fare il fonico, io, a parte che mi sono accorto, ho detto, ma che bello costruirmi, entrare nel mondo dell'elettronica. Stiamo parlando di... Tu sei perito elettronico. Sono perito elettronico. E musicista, clarinettista. Clarinettista.
E questo è perché ho studiato. No, poi lo metterò da qualche parte in sovraimpressione il tuo sito. Mi piaceva molto l'aspetto in quel periodo, quando andavano molto c'erano delle scatole di montaggio, si chiamavano così, che erano legate a una rivista, la Nuova Elettronica. Allora lì ti potevi costruire, che ne so, il tuo varialuci o il tuo amplificatorino. Stiamo parlando dei tempi che io ancora c'erano pure le valvole in gioco, quindi si potevano anche utilizzare i circuitini. Questa cosa a me mi piaceva tantissimo. In contemporanea mi piaceva pure la musica, penso sia una cosa normale. Ha detto, ma che studi posso fare? Io mi piace l'elettronica, faccio l'elettronica, però nel frattempo no, ma facciamo pure la musica, perché così. E quindi io andavo a scuola a studiare elettronica. Contemporaneamente, perché non c'era il liceo musicale come oggi, che magari tu puoi fare tutte e due assieme, cioè la scelta era o fai una o fai l'altra. Io le ho fatte tutte e due, sono uscito fuori di testa, perché non era facile. Perché il pomeriggio dovevo dedicarlo alla musica, però nel frattempo dovevi studiare. Comunque alla fine ce l'ho fatta, cioè sono riuscito a chiudere i due studi. E probabilmente la partenza è stata questa, perché nell'aspetto fonia sono riuscito a mettere insieme. Cioè, se non sei musicista, penso fai fatica a fare questo. O che c'hai un orecchio, comunque devi avere un orecchio abituato. Perché se no fare il tecnico del suono senza avere la musica davanti, secondo me non è. Invece l'accoppiata vincente è quella, ma è chiaro che se li metti tutte e due. E quindi io senza corsi e senza niente, piano piano. Tra l'altro appunto le male lingue dicono che il fonico è quello che era il musicista non abbastanza bravo per fare il musicista. Io non vedo tanto storie di fallimenti nel momento in cui si parla. Diciamo che è un modo per mettere in evidenza questa cosa. Poi vabbè, sì, le malelingue dicono così, però in realtà quando poi ti accorgi in campo, io oggi io lavoro così, poi non so se altri miei colleghi, ma penso che si faccia così. Diventi un elemento della band, ma quello è diventi normale. Diventi un elemento della band. Se sei... come dire, non mi viene di dire se sei bravo, perché non voglio entrare in queste cose, però se sei un fonico devi diventare un elemento della band, perché nel live la differenza che c'è con lo studio costruisci qualcosa, però ti fermi, fumi una sigaretta, vai a mangiare, ritorni, riascolti, quella cosa non mi piace, rifacciamola, metti un altro microfono. Il live è tutta un'altra, è una velocità diversa, costruisci qualcosa nella fase di quando si imposta le prove musicali, tutte le cose. Nel momento in cui si va e si parte e c'è il pubblico, e lì ci sono dinamiche che sono diverse da una sera a un'altra, ma anche da un minuto a un altro. Cioè non puoi pretendere di impacchettare tutto, perché se fai questo, ci sono colleghi miei che lo fanno, diventa un disco. E uno dice, come? Diventa un disco, è bellissimo. Non è proprio così. Perché se tu vai a vedere un concerto che è molto compresso, che appunto, che rispecchia molto la dimensione, non i suoni, la dimensione del disco, dinamicamente parlando. Schiacciatissima. Esatto. È un live che per i primi 30 minuti ti fa impazzire, dici, oh, ma senti che bello, alla un'ora già inizi a stancarti, a due ore sei morto. Cioè, perché? Perché non utilizza e non ti porta la stessa emozione. Tu il brano lo conosci, ok, è bello perché c'è il tuo artista che sta cantando, alcuni l'emozione gli arriva perché sente quel brano, ok, però l'emozione della dinamica live non ce l'hai. Tu è come se metti un CD, dai, risulta settico quel punto. Risulta settico. Invece tu utilizzi le dinamiche che hai con un impianto di potenza come quelli che di solito usiamo, che ti danno un range elevatissimo. Cioè tu puoi sentire un colpo di rullante
da un volume mostruoso anche a una spazzola piano, e quindi c'hai un range dinamico infinito. Mentre quando fai i dischi, e tu lo sai benissimo, il tuo range dinamico deve essere molto controllato, perché deve andare, deve suonare bene quel brano, da una cassa piccola così a una cassa, certo, bella grande. E quindi devi cercare di contenere il tutto in modo che suoni bene, insomma, negli ascolti di casa, ecco, tutto qua. Nel live, non avendo questo limite, sfruttiamo molto una volta mi è stato chiesto pure, dice, ma pensi che possa essere possibile riuscire a coinvolgere il pubblico con una gestione di suono? Assolutamente sì, perché tu lì poi sai che in quel momento arriva un'arcata particolare che ha quell'accordo lì, quella cosa, e se la lanci di più, crea emozione, cioè muovi, trascini il pubblico in quel mondo lì. Quindi il fonico che sta in sala è chiaro che è l'elemento aggiunto in più, perché oltre a seguire loro, cioè che ovviamente dinamicamente è chiaro che il musicista, per quanto si possa impegnare, non è mai preciso nella dinamica. Cioè, ma per come? Musicisti di calibro, ma perché è un problema? Sono umani. E in più oggi c'è una roba che ha migliorato sotto l'aspetto, diciamo, per loro, perché si sentono con gli in-ear, però da un'altra parte ha limitato quello che prima invece era il sentire da dei monitor. Tu quando sentivi dai monitor, sentivi, tu musicista, no? Sentivi dal monitor la tua chitarra, poi un po' di batteria la sentivi da lì, e quello strumento, i fiati ti arrivavano diretti, quindi comunque eri coinvolto. Oggi tu sei coinvolto che ti chiudi, e quindi devi avere il suono fatto. Beh, se poi oltretutto ci metti le sequenze, quindi il click. Allora, e questo cosa non comporta? Può sentirsi dal, che la maggior parte dei musicisti, no? Per quanto bravi, però diciamo la maggior parte dei musicisti spesso tendenzialmente vanno a farsi fare un ascolto, che tra l'altro alcuni hanno pure i mixerini, quindi si autogestiscono le sezioni, che sono la sezione batteria, il basso, cioè hanno un po' di sezioni separate in modo da poter decidere come deve essere il balance. Però la maggior parte spesso sentono il proprio strumento e non sentono l'ensemble totale. Quindi questo cosa vuol dire? Che l'esecuzione è perfetta, perché ti senti, quindi tu suoni bene, ma dinamicamente non sei sicuro di stare dentro al mix. Cioè, come fai a sapere se in quel momento tu mi devi dare la chitarra un po' più, quelli bravi, ovviamente, per dire, cioè quelli bravi, quelli che hanno magari registrato il disco sanno esattamente come deve essere, okay. Però non è sempre così, ci sono i turnisti, e quindi chi più chi meno, delle volte non sono nelle condizioni di dare quella dinamica in quel momento, in quel pezzo. E quindi il lavoro tuo è proprio quello, no? Di esaltare o meno l'effetto dinamico che fa quel musicista in quel momento. E questa cosa è ovviamente sempre diversa. Che tu appunto hai anche un modo di interpretare il tuo lavoro che effettivamente è da dentro la band, nel senso, esattamente come il batterista porta la sua batteria, esatto, il chitarrista la sua chitarra, il tuo strumento, il mixer, lo utilizzi, esatto, conoscendo ovviamente il concerto e ogni singola pennata, ogni singolo lancio. Il tuo ruolo è quello di andare a dare, o in alcuni casi eventualmente a togliere, quella dinamica che serve a smuovere, esatto, il pubblico in quel determinato momento. Esatto. Quindi tu suoni il mixer. Perfetto. Allora senti, mi permetti allora di utilizzare quello che stai dicendo per dare magari un consiglio non tanto ai giovani fonici, ma alle giovani band. Siete in quattro, siete in cinque musicisti, prendete il sesto che diventa il fonico che vi accompagna e che farà di voi quindi
Uno spettacolo più bello di fronte al pubblico. Assolutamente sì. Sono... Non lo vedo spesso. No, forse oggi ancora meno. Forse oggi ancora meno. Ancora meno. Perché ci sono tecnologie che permettono di evitarlo. Sì. Mi vengono in mente, ad esempio, tutti i mixer digitali a gestione remota dall'iPad. Scendi dal palco prima che arrivi il pubblico. È quello un pochino più ovviamente noi parliamo di show, di concerti di un certo livello e di roba pop, di un'esecuzione dove c'hai tanti musicisti sul palco. E l'esempio che ti portavo prima della dinamica può anche essere un pianoforte a un certo punto che suona con... che però magari lui non si rende conto di suonare, di dare la dinamica giusta, ma è solo lui che fa il che duetta col cantante. Uh-huh. È fondamentale l'interazione. Ora, la giovane band che inizia spesso per una questione economica, è chiaro, perché quello è di budget, dice vabbè, tanto io comunque devo trasmettere quello che faccio in un locale, cioè di solito la dimensione è questa, no? Sì, le decine di persone davanti. E se tu devi fare degli showcase, esatto, e li fai in un ambiente abbastanza piccolo, lì potresti pensare di avere, se ovviamente nella band ci sarà qualcuno che comanda musicalmente, c'è sempre un leader, un produttore tra virgolette, che è quello che c'ha più le idee chiare. E quando magari, non c'è un casino, in effetti. E quando non c'è un casino, ma magari scendere in sala, sentire, io vengo da quelle dimensioni. Dice, però giustamente io vengo da quelle dimensioni, ma c'ero, facevo il fonico, in un contesto showcase, piccolo locale, con l'amplificatore. C'è la batteria lì, che fa casino, che quindi dove lì, mi ricordo quando facevo i locali con la console, che all'inizio siamo partiti col furgone, avevamo il nostro backline, arrivavamo, gli amplificatori, la batteria. Ma c'erano posti dove l'amplificazione non riusciva a coprire il volume dinamico che aveva il batterista. E allora lo utilizzavamo per metterci la voce, la chitarra acustica, e il resto lo prendevamo così, live. Ah sì, l'abbiamo fatto tutti. Quindi è chiaro che se il locale è piccolo, se in base a tutto quello che è, ti devi trovare una tua dimensione. Certo, però quello che dici tu, è vero, cioè avere un fonico che ti segue ti aiuta, come dicete, da considerare parte della band. Il massimo sarebbe averne uno che tecnicamente ti può anche coprire gli ascolti, che ti metta nelle condizioni di poter gestire tutte e due le cose. Io per esempio non lo faccio, negli anni ho preferito stare sempre lontano dalla gestione del suono sul palco, perché non riuscivo a vederla una cosa mia, perché quello è un aspetto. Infatti la differenza tra fonico di sala e fonico di palco: il fonico di palco deve essere super preparato, cioè tecnicamente deve avere una preparazione, ma non preparazione che io non ce l'ho perché il fonico di sala non ce l'ha, no, preparato con le macchine che c'ha in quel momento. E sul palco ci stanno tante robe da gestire, che vanno dalle radiofrequenze. Non è solo fare un mix per il cantante o per il batterista, che tra l'altro, ricollegandomi a quello che dicevo prima, fai un mix, ma fai un mix a stem, quindi, perché poi c'è il mixerino che l'artista, ogni musicista si gestisce. Però lì c'è anche un fattore psicologico che entra in campo, che è veramente difficile, perché tu hai, che ne so, nel caso dell'artista, tu devi fare un mix legato a quello che ti chiede lui, non legato a quello che magari sia giusto fare, perché sai, meglio mettere, no,
c'hai la voce messa a un livello altissimo, il resto dammi solo il pianoforte e il Charlie della batteria. E poi no, alza un pelo, cioè ci sono delle robe che sono molto legate alla persona e non legate all'aspetto artistico. E in più chi gestisce il parco tecnicamente deve essere in grado di... Io, cosa che per esempio io conosco il banco con cui lavoro, ma non ci so entrare dentro, cioè non mi interessa. E a me è come ti dicevo l'altro giorno, è come se io devo correre. E però c'ho i meccanici che mi sistemano la macchina, mi sistemano l'impianto, mi sistemano le cose e poi io mi metto e faccio il mio lavoro e inizio a correre. Il fonico di parco invece deve anche saper modificare. Esatto, il fonico di parco deve fare anche il meccanico, perché se non lo fa... Questo per stare dietro alle richieste possibili? Esatto, esatto. Ma sono così strampalate? Scusa. No, sono tante. Guarda, è una questione di ruoli. È come da noi che adesso c'è la figura del PA manager. Da loro c'è la figura anche di chi gestisce la radiofrequenza. Sono talmente tante ormai i radiomicrofoni e gli in-ear che ci vuole uno che delle volte in alcuni contesti c'è uno che gestisce le radiofrequenze, dove ci entrano pure non solo i radiomicrofoni o gli in-ear, ma ci entrano pure le comunicazioni. Dipende dal tipo di show. Se sì, roba uno... che se fallisce sul palco... È un casino, guarda, ti non porto un esempio. Non ci sono poi dei monitor o dei sites che possano ovviare. Ti porto un esempio di una cosa che è successa anche grave, che stavamo per iniziare il concerto dei Capitani Coraggiosi al Centralino Roma, ma tipo 5 minuti prima... Baglioni Morandi, 5 minuti prima... Io sento per radio, dice, aspetta, abbiamo un problema, si è azzerato tutto, cioè il fonico che stava su, il fonico di palco, ha detto c'è un problema con le radiofrequenze, perché poi abbiamo capito, era arrivata la scorta di, in quel caso c'era il Presidente del Consiglio che era Renzi, le radiofrequenze della scorta che in prima non c'erano, cioè tutto quello che aveva a che fare con il loro sistema di comunicazione era entrato a disturbare quello dello show. Quindi eravamo fermi e abbiamo dovuto mediare. Come lo risolvi? Cioè, gli stage manager sono andati a parlare con loro, cioè, ragazzi, staccate ste radio, se no noi non possiamo iniziare perché siete arrivati troppo in ritardo. Cioè, la scansione delle frequenze è un altro aspetto tecnicamente fondamentale che viene fatta sempre e si tiene in considerazione pure l'aspetto di cosa potrebbe arrivare durante il concerto, può arrivare l'ambulanza, può arrivare, cioè ci sono delle frequenze che già bene o male si sa, quindi si vanno a prendere delle zone, si scannerizza l'etere, mi sembra che, cioè tutto quello dove c'è, sì, esatto, e la bolla in cui si vanno a prendere le zone quelle più pulite, dove c'è meno, poi anche oggi siamo col digitale ancora più, come dire, è migliorato questo aspetto, però poi se ti arriva nel momento e ti arriva qualcosa che è più potente, loro ovviamente facevano la scorta al Presidente del Consiglio, avevano delle robe che erano super potenti, quindi avevano annientato completamente tutto il sistema nostro, il sistema di ascolti, di radiomicrofoni, quindi lì devi essere preparato, cioè devi tecnicamente sapere esattamente cosa devi fare. Rido perché vedo che almeno c'è qualcosa che accomuna le produzioni top level e la sagra della porchetta, che se succede qualcosa sono gli ultimi 5 minuti. Sì. Quindi quello è una guarda cosa... noi e mi riaggancio a questa cosa che stai dicendo adesso, le produzioni di solito di un certo livello sono sempre si considera sempre la possibilità dell'imprevisto. Ok. Quindi, per esempio, io ho un banco che ha il doppio motore, quindi io è come se avessi due banchi uguali e vengono mirrorati e quindi quello che faccio in uno va anche nell'altro. Se uno muore, c'è il secondo.
io utilizzo questa macchina che ha già il motore, secondo motore incorporato, ma se non, altri colleghi magari utilizzano dei banchi che non hanno questa cosa, ma ne mettono uno accanto. Mm. Quindi cioè, insomma, non si fa mai un... Quindi si frigge per qualunque ragione. Tu c'hai lo spare. Si rovescia lo chiamiamo la birra, sì. E passi al mixer vicino, no, e non... Esatto. Esatto. E non si perde nulla. Assolutamente. Quindi questa cosa è considerata per il microfono, che so, anche il cantante. C'ha il suo e accanto c'è uno spare. Muore. Addirittura noi nel banco abbiamo A e B. Io neanche cambio, vado a prendere il canale dello spare, ce l'ho cablato, però io vado direttamente sullo stesso canale dove sto agendo e metto B. Mm. Cambio l'ingresso e quindi lui va con lo sperma, a me non mi ha cambiato, fondamentalmente è uguale, identico. E questo viene fatto per tutto, per qualsiasi cosa, c'è il main e lo sperma. È tutto doppio. È tutto doppio, quindi proprio per non ritrovarti in condizione che poi dici adesso che facciamo? Poi è chiaro che la festa di piazza dove tutto è più ridimensionato, se succede un imprevisto... Se stai quei 10 minuti un attimo a capire come risolverlo, non succede niente. In uno show 10 minuti diventano la morte per lo show. Immagino. Dove sì. La gente ha pagato. Ma per esempio l'audio, con tutti gli spare che abbiamo, chi gestisce l'audio che va all'impianto di potenza c'ha anche una scorta DLR che gli arriva dal palco. E a me è successo una notte che il mio banco con tutto... Ripeti? Cos'è che hai detto? Ripetilo un attimo. Noi mettiamo, diciamo, il famoso... la gestione del PA. Sì. Passa da dei... come li possiamo chiamare? Cioè, come se fossero delle schede audio, ma in realtà sono dei processori che gestiscono le varie uscite che vanno agli amplificatori. Sì. Quindi tu c'hai... potresti avere un main, un side, dei sub, dei front, tutta questa roba viene gestita. Viene di ritardo, tutti i cluster di torri. Esatto. Okay. Viene gestita da o macchine a parte, che poi splittano i segnali, oppure dagli stessi finali che entrano in una rete e dove chi fa questo, che è il PA manager, sa che mette il delay ai sub per allineare i sub, mette l'altra cosina, okay, l'equalizzazione, insomma, gestisce l'impianto audio. E di solito si prende i segnali dalla front of house, c'è chi dà l'LR insieme, separa magari la voce o separa... Io invece sono uno di quelli che dà solo l'LR. L'ho visto in un'altra intervista al Circo Massimo, mi pare. Esatto. Io do l'LR, lo passo a lui lo fa entrare in questa macchina che poi lo distribuisce al sistema in generale. Ma il sistema lo ha allineato lui, cioè a me non interessa. Io, se ci sono dei cluster che servono, che fanno da delay per rinforzare dietro, oppure nello stadio che deve mandare nelle tribune terzo anello, è una gestione che fa lui, non faccio io. Io gli do l'LR, io sento quello che mi arriva dal main, ovviamente, basta. In questo LR che gli do io, gliene arriva uno di scorta dal palco, che il fonico di palco ha preparato, dove c'è un mix che in linea di massima dovrebbe rispettare il balance, quello definitivo, quello finale, e sta lì di scorta nel caso in cui dovessi morire io, non fisicamente, se muore la console che dà l'LR, cioè, ma come, c'è anche lo spare, potrebbe anche succedere, che una volta è successo. E lui come lo fa questo balance? Lui vede i livelli, lo prepara, lo ascolta prima che... Quindi che... su dei suoi monitor, perché tu ascolti direttamente dall'impianto. Lui c'ha in-ear. Ok, quindi lui prepara... eventualmente il suo mix fatto dietro al palco potrebbe essere quello che va invece sui vari cluster di torri. Sì, sì, assolutamente. Mm. E a me è successo una volta in tutta la mia carriera, mi è successo. Che sono dovuto andare per 20 minuti con l'audio
Cos'era gli ultimi successo? 20 minuti di show, che era morto praticamente nell'anello ottico che avevamo, uno dei motori, che era il B mio, aveva dei problemi e questi problemi li trasmetteva in tutto l'anello, quindi si sentivano questi scrocchi. Che andavano, non solo andavano fuori, ma andavano anche agli ascolti, quindi loro avevano problemi anche nell'esecuzione. Allora, nel prendere al volo questa cosa, si è capito che la console che aveva problemi era la mia, l'abbiamo completamente bypassata, cioè spenta proprio, e siamo andati con l'audio di scorta. Può succedere, ma però nessuno se n'è accorto. Ecco. Immagino. Cioè, nel senso. Tu puoi avere anche il balance che non è preciso, ma puoi avere anche il fatto che non viene eseguito, ma fondamentalmente il concerto è stato portato a fine, non se ne è accorto nessuno, si sentiva, basta. Finito. Quindi tutto doppio. Tutto doppio, Anche sempre. tu sei doppio? Cioè, tu hai una tua ombra Io ho che. un assistente, che ovviamente l'assistente è quello che ti sta accanto, che sa qualcosa. Come tu hai impostato tutto, come anzi, sei tu che hai fatto le richieste a lui che ti sta accanto. Quindi lui comunque sa se dovesse succedere qualcosa, è lì pronto, può anche intervenire. A me, per esempio, in qualche circostanza mi è capitato di dire: oh, io non ce la faccio, devo andare in bagno. Facciamo spesso 3 ore di concerti. Quindi può succedere, magari in quella Invece serata i particolare, piloti hanno il doppio, esatto. hanno. E quindi magari per quel minuto che devi correre, lasci un attimo il tuo assistente, però insomma. L'assistente, perché poi ci allacciamo appunto al discorso di come si fa scuola in Italia, è un fonico esperto oppure. È un fonico. Dico, non è il garzone che. No, assolutamente. Cioè, le volte sono pure più bravi di noi loro. No, ma fondamentalmente chi sta accanto a noi di solito è uno che sa fare il fonico anche bene. Beh, immagino, stiamo parlando comunque Però di solito noi di abbiamo concerti di fronte a 50.000 persone, esatto, non di è un solito improvvisato. l'assistente è un fonico, ma è specializzato, quella cosa che ti dicevo, è specializzato al PA, alla gestione del PA, cosa che io per esempio conosco, ma non mi sono mai addentrato più di tanto, cioè so com'è tutto il sistema, com'è perfetto, però lì si entra in un mondo che è quel famoso meccanico, come quando tu dici ma io il motore lo devo modificare, devo aprire la cosa, cioè, siamo lì, si entra in un mondo dove tra i gradi, gli amplificatori e tutta la gestione degli accoppiamenti richiede una specializzazione. Infatti loro Certo. fanno i corsi l'acoustic per l'acoustic per le varie marche, diciamo, degli impianti. Ormai sono talmente sofisticati che devono andare a fare i corsi, non c'è niente da fare, devono andare proprio la casa gli dice: questo impianto richiede questa roba qui e tu devi fare così e qui i gradi devono essere in questo modo. Quindi loro sono specializzati nell'aspetto di potenza, no? L'impianto di potenza. E quindi, però ovviamente devi essere un fonico, se no mi fai. Ma chi lo sceglie l'impianto? Sei tu che fai una richiesta nel Di momento. O meglio, facciamo una solito cosa. Mi spiegavi che nella gigantesca mole di persone che partecipa a un evento di questo tipo, quindi pubblico da decine di migliaia di persone, quante persone lavorano? 100, 200? da 100 a 200. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che è più paragonabile, dicevamo, alle produzioni cinematografiche, Sì, ognuno ha la sì, sua sì, sì. Sì. specializzazione gerarchizzata. Tu vieni chiamato, tu, proprio tu, il fonico front of house, viene chiamato dall'artista. Ok. Quindi dalla produzione, sì. Al contrario, sempre la produzione sceglie quale sarà il service che si occuperà di tutto l'allestimento. Dal palco alle luci al sistema audio, nel momento in cui tu vieni contattato dalla produzione e vi mettete d'accordo, c'è il prossimo tour di Sì, Baglioni, motivo per cui sei qua a Torino tra l'altro oggi, anche se è saltata la data. E vabbè, a parte che questo è anche abbastanza
Sui generis, perché comunque sei in un contesto, diciamo, un pochino diverso da quello dei grandi stadi. Ma la band è formata da tot persone, questi musicisti suonano questi strumenti. Che cosa vuoi, che cosa ti serve per affrontare questa tournée? Tu compili, immagino, una scheda tecnica? Guarda, noi partiamo innanzitutto dal service che viene scelto, che al 99% fino ad oggi io mi trovo sempre a lavorare con Agora. Mm. E quindi c'è questa intesa con loro, io so che, diciamo, che c'è quasi carta bianca sul materiale che si può scegliere, però di solito noi abbiamo anche ormai siamo quasi entrati in uno standard, no? Cioè, devo fare la batteria, i microfoni sono quelli, poi magari posso chiederne un altro, non... Cioè, standard tuo? Sì, standard mio, quando io dico standard è inteso tra me e il fonico di palco, perché in questa fase qua, questa fase che hai detto tu, stiriamo una lista, io prendo il telefono, chi c'è sul palco che ovviamente farà il mio stesso lavoro, ah, ok, ciao, come stai? Bene, ok, che facciamo? Facciamo la channel list, preparala tu, poi magari ci confrontiamo, la prepara lui, poi vediamo, no, questo qua io preferirei mettere questo microfono piuttosto che quest'altro. E lì dobbiamo sapere l'organico della band, perché ovviamente non è che ci spunta un'orchestra di 100 elementi, dobbiamo saperlo, quindi una volta messo a fuoco quello, stiriamo la lista del materiale. E questo poi sarà il materiale che ci ritroviamo. Allora, giusto per dire, parliamo Jovanotti, Baglioni, Zero, non stiamo parlando, il primo che mi viene in mente, i Queen, sai che sono loro quattro, è ovvio che magari nel tempo hanno anche cambiato strumenti, ma sai che la band è quello. Invece quando parli di Baglioni, Zero... Beh, bene o male è la stessa cosa, perché tu vedi Baglioni, ma in realtà la band è sempre quella. Ah, quindi... bene o male è così. Pensavo che cambiassero Quelli... Renato, per esempio, io l'ho preso, cioè, ti può cambiare, che so, il bassista... però il batterista è stato sempre quello, cioè i musicisti bene o male rispecchiano quello che poi è l'artista. Quindi è la band Baglioni, si chiama come il frontman. Ripeto, cambia un musicista, ma non cambia tutta la band, ecco. Non ti ritrovi con, a meno che non c'è veramente una rivoluzione nell'artista, allora ci voglio fare una cosa un po' particolare, sì, forse mi è successo su qualcuno. Ok, va bene. Quindi, una volta che tu sai bene o male, anche là penso di aver informato con largo anticipo, no? Se ci sono delle cose particolari, sì, tipo lasciamo perdere l'orchestra di 50 elementi che c'era lì per Zero, quindi... Per esempio con Jovanotti è successo che io, da che avevo un batterista, da che me ne hanno messi due, sì, Milius e Garrett, mai conosciuti, cioè non avevo mai lavorato con loro, e lì senti la differenza, quindi poi in corso d'opera ci siamo adattati al loro modo di suonare, che era completamente diverso rispetto al batterista tradizionale. Sì, sì, sì. Scusa, ti ho interrotto. No, anzi, questo è il discorso. Nel momento in cui tu a un certo punto hai compilato la tua scheda tecnica e fate le prove dove vengono fatte? In sala, in studio? Di solito si fanno o in studio o in sala, in una sala prove, però sono prove musicali. Noi li chiamiamo, chiaro, sono prove musicali per loro, ma in realtà sono delle prove musicali dove mettiamo a fuoco bene l'aspetto anche tecnico. Certo. E quindi vengono montate le due regie. Presenti ci saremo sia io in una stanzetta, perché non avendo l'impianto di potenza, io mi metto in una stanza, creo una regia dove c'ho il mio ascolto di riferimento piccolo, mi interessa a me fare un balance, come se fossi in uno studio di registrazione, io mi faccio il mio balance di quello che sarà poi lo show finale. No? Il fonico di palco inizia a fare gli ascolti per tutti, quindi vengono impostate le due regie in maniera quasi definitiva, cioè dico quasi definitiva perché poi ovviamente mettiamo la variabile che è quella, palazzetto, all'aperto, quindi i rientri sono diversi, cioè c'è tutto un meccanismo che si aggiunge come variabile, però diciamo che noi lì impostiamo il mix, sia io che il fonico di palco. E quindi anche la scelta
dei microfoni, del posizionamento. Dei microfoni, la scelta anche dello strumento. Alle volte capita che so, questo suono. Se c'è un produttore, parliamo. Io di solito, se c'ho il produttore accanto, mi giro e parlo col produttore, o se è accanto, o se è il musicista, perché succede. Altrimenti vado direttamente dal musicista e dico: guarda, questo suono se lo possiamo cambiare, perché un po' nel mix mi crea problemi, perché qui magari ne entra un altro che cozza con quello che hai messo tu. Ecco, questo succede e si dice. Però, ripeto, io di solito c'ho un riferimento, che è il produttore. Vado dal produttore e dico: senti, io qui c'ho un problema. Dice: vieni che ti faccio sentire. Io lo faccio sentire e lo risolviamo. Ecco, questo è in sintesi in questa fase di produzione, prove musicali. Quindi filiera anche abbastanza corta, non così diversa da quello che potrebbe essere diciamo un modo di lavorare di artisti emergenti. La band prova e prova lo show. Il fonico, o meglio in questo caso i fonici, perché appunto è molto chiara la distinzione di chi lavora per il pubblico a chi lavora per il palco. E non dimentichiamo che anche in questa fase i backliner sono presenti. I backliner sarebbero perché i backliner sono gli assistenti dei musicisti. Nel caso del chitarrista, accorda le chitarre, fa quel minimo di liuteria che può servire. Nel caso del batterista cambio pelli, cioè comunque loro sono presenti, perché poi in realtà loro sono i tecnici di palco, diciamo fondamentalmente in generale, oltre a essere gli assistenti personali di ogni musicista. Sì, non ce lo vedo con l'aiuta a montarsi lui la batteria, portarsi i borsoni. Esatto. Però oltre a essere, quindi sono anche i tecnici di palco, quindi devono interagire con tutto il sistema. E il sistema qual è? Passaggio di cavi, cablaggio, noi facciamo, stiliamo una channelista io col fonico di palco, però poi ci ritroviamo col backliner che dice: scusate, ma dobbiamo cambiare, perché io ho la mia ciabattina messa stage right, quindi non posso metterla da questo input, perché stanno preparando magari tutto l'ammasso di cavi, che poi sarà sempre lo stesso, cablato. Quindi e loro sono i tecnici di palco, sono figure fondamentali come parte integrante dello show. Io dico sempre, noi inteso, fonico di sala, fonico di palco, non puoi fare un lavoro fatto bene se hai nella catena qualcuno che lavora male. È fondamentale, perché i tecnici di palco, i backliners, il microfono deve essere messo in un certo modo, durante lo show si può cadere, si può spostare, ci può essere una mancanza. Allora sono quelli che intervengono in prima linea, sono quelli che stanno lì pronti a intervenire. E tutti questi sono mandati da Agora, dal service. Sì, fanno parte del service. Quindi lavoro di dalle squadra, prove ci sono almeno una decina di persone che stanno lavorando. In quella fase prove. Lì manca, l'unica cosa che manca sono video e luci. Ok. Perché ovviamente non beh, sì, dove li metti? Dici, cioè, poi non c'è senso. Però nel frattempo le luci e anche il video lavora per conto proprio. Cioè noi gli mandiamo gli MP3 di quello che è stato fatto in prova, loro iniziano a impostare una scaletta, gli arrivano gli MP3, loro magari stanno non lo so dove, comunque iniziano a sentire questi brani e a impostarsi le loro console, il light designer lavora su come deve essere la luce di quel brano, che cosa può fare, il video che si va a sincronizzare con le luci, inizia... Se si fanno un'idea... Esatto, cioè un lavoro parallelo. Cioè, mentre loro fanno le prove musicali, dall'altra parte le luci e il video provano con quello che gli mandiamo noi. Quanto dura questa fase? Dipende dal budget. Se c'è budget può durare anche 20 giorni e anche più. Tutto il giorno, tutti i giorni? Tutto il giorno, tutti i giorni. Ok. E sono 20 giorni in cui tu sei fuori casa. Perché la maggior parte degli artisti immagino appunto... Tu sei ancora di base a Catania, vero? Io tu vivi a Catania? Sì, io vivo a Catania. Ok, quindi Zero Star Roma, Baglioni, non lo so,
Ognuno vive più o meno, certo, nella sua zona. È chiaro che l'artista poi, dove si fanno le prove è dove viene più comodo l'artista, perché, cioè, mettere tutti insieme e quindi... ma poi dipende, le volte si fanno magari le prove musicali in quel posto perché è comodo. È più comodo. Ah, beh sì, anche... non è con la saletta prove, esatto. Che c'è bisogno comunque di dimensioni adeguate. Quindi 20 giorni sono più o meno 3 settimane per queste prove musicali. E quando è che vi mettete insieme con video e luci? Quando in un'altra fase che è la fase allestimento chiamata. Per noi quella è quella più importante. Cioè importante nel senso che non è tanto perché ci mettiamo insieme, ma perché iniziamo a capire cosa succederà effettivamente. Nel caso di Ultimo di Renato Zero abbiamo fatto le prove musicali dove spesso si fanno all'auditorium, in una sala non tanto grande, comunque solo con la band, l'auditorium di Roma. E poi siamo passati al palazzetto di Mantova, che è un palazzetto che ha una buona acustica, che non è di classici palazzetti dove non si capisce niente, dove si possono fare, esatto, le prove, gli allestimenti. E abbiamo unito l'audio con le luci, il video, perché era tutto montato. Il palco era montato esattamente come poi è stato montato al Circo Massimo, solo che stavamo a chiuso. E in più si è aggiunta l'orchestra. Perché questa è stata una scelta quasi obbligata, perché ovviamente l'orchestra ha 50 elementi, per andare a fare delle prove musicali con la band, 50 elementi significava farlo, e l'abbiamo fatto con Baglioni, una cosa simile, prenderti uno studio cinematografico, per intenderci, la Voxon di Roma o qualche altro, dove c'hai una sala enorme e puoi predisporre sia l'orchestra classica che la band, che anche abbiamo fatto anche prove con i ballerini, cioè quando sei in situazioni dove ci sono tante maestranze in più, devi fare proprio veramente delle prove anticipi, e nella fase prove musicali metti in campo anche tutto quello che serve. E quindi ritornando a Renato, abbiamo fatto le prove, l'allestimento al palazzetto, e lì metti a fuoco lo show vero e proprio. Che puoi fare modifiche sull'aspetto sonoro, puoi fare modifiche sulle luci, poi anche il video sincronizzarlo in un certo modo, non va bene, facciamo un'altra cosa, cioè comunque vedi lo show. E lì l'artista spesso, oltre che magari fare la prova, salire sul palco, sta anche in sala. Tu sta in sala, l'impatto anche visivo. Sì, per capire se è giusto o meglio una cosa che un'altra. E questo diciamo è... Dopodiché si va... si fa una prova di qualche giorno e poi si parte con... Quindi questa parte dell'allestimento dura una settimana? Sempre là, sì, dipende sempre da cosa si deve andare a fare. Se si deve fare un tour bello lungo, delle volte anche di più. Dipende sempre da cosa si tira fuori. Ecco. Perché lì, per esempio, la movimentazione che fanno i macchinisti, che spesso c'è, che adesso dipende da come tu... come intendono fare... il discorso scenografico, se ci sono più robe da movimentare vanno provate, vanno fatte, certo, in un certo modo. Quindi... Che questa è la fase che mi dicevi, nel momento in cui è finita e va bene a tutti, va bene ai musicisti che ovviamente ci mettono la faccia, va bene ai tecnici, va bene te, viene fatta una fotografia, intendo fotografia. Sì, fotografia. Il progetto perfetto che verrà poi replicato, esatto, in tutti i palazzetti, in tutti gli stadi, senza cambiare posizione, il passaggio di un cavo. Niente, quello sarà, quello viene montato, anche perché poi ci sono dei tempi da rispettare, quindi si sa già che per montare ci vogliono 8 ore, per smontare ce ne vogliono, perché poi c'è... le fasi sono l'audin, dove si scaricano i bilici e si porta la roba sul palco e quindi poi si inizia a montare, e poi c'è un load out dove si smonta tutto e si ricarica tutto sui bilici. Queste
queste fasi qua hanno dei tempi, e questi tempi ovviamente chi fa il direttore di produzione ce l'ha ben chiari e deve sapere muoversi in questi, nei tempi precisi, perché sennò alla data successiva non ci arrivi, ecco. Quindi il carico, lo scarico, è tutto il montaggio, è tutto ben organizzato. Quindi, ma nella tua routine a quel punto quotidiana, il giorno del concerto? C'è un soundcheck di prassi. No. Ti svegli? Ah. A che ora? No, vabbè. Il sound? Sì, no, io tu di solito... Corri. Sì, di solito dipende. Il concerto è la sera, diciamo. Il concerto è la sera, però in realtà c'è un soundcheck e c'è una fase dove io preferisco essere presente, che è il posizionamento della console. Delle volte capita che magari sì, c'è l'assistente, però io voglio vedere... Quindi anche proprio nella fase di montaggio, sì, insomma. Sì, non proprio inizio, però in una fase dove c'è il posizionamento della regia, perché non sempre è scontato che la regia sta perfettamente al centro. Ci sono situazioni dove... in un'occasione vedo che ormai si sta spostando. Si sposta e quindi si sposta di lato, allora lì... Io spesso, se proprio devo stare di lato, preferisco stare sotto un cluster invece che stare in una posizione intermedia. Però è meglio di no. Poi, quando prima di fare il soundcheck, quello che si fa con la band, facciamo un giro di virtual, cosa che non abbiamo detto nella fase di allestimento, già nella parte musicale, io inizio a registrare. E registro di solito utilizzo Reaper, che è un programma molto leggero che apri tutte le tracce che vuoi, che ne hai di bisogno. E delle volte ci siamo, negli ultimi, sia di Renato che di Baglioni, mi sono ritrovato a registrare proprio il top, i 64x3, quindi 192 tracce. Dove tutto quello che entra lì dentro, poi io posso semplicemente fare play e sentire esattamente quello che hanno fatto i musicisti, e quindi lì perfezionare. Ti fai il tuo virtual soundcheck prima ancora che arrivi. Noi i musicisti. Di solito sulle produzioni di questo tipo, io preferisco, per sentire il PA, non vado col CD, ma preferisco sentire quello che poi sarà. Certo. Prendo un brano di una serata, preferisco prendere una serata di riferimento, perché se prendi la serata precedente, io registro sempre ogni sera, poi magari cancello perché si parla di 300-400 giga di materiale, non è poco da archiviare, però delle volte c'è chi dice no, io li voglio archiviare, allora pile di hard disk, di SSD. E quindi prendo una serata di riferimento, perché appunto il famoso discorso che dicevamo prima tra una serata e l'altra, cioè, cambia completamente. Tu delle volte è capitato che io ho messo una data e poi ne ho messo un'altra, ma quella sembra che c'era l'impianto rotto, per dire, no? C'è un altro suono, completamente un'altra dimensione, e questo si riallaccia al fatto che tu delle volte finisci di fare una serata, che fatica, ma la fatica a cercare quelle dinamiche che parlavamo prima, che magari con tutto che tu le hai cercate non ti arrivano. Ma perché non ti arrivano? Perché magari ti hanno cambiato il suono, che ne so, cioè è successo qualcosa, o un rullante era scordato, non lo so, un imprevisto, che però tu in quel momento che segui devi gestire. Però poi se prendi una serata, la butti là così, con lo stesso balance, non torna. Identico, dicevo, metto la scena, la memoria, faccio la serata precedente, non torna. Tutti i canali separati. Okay. Sì. E quindi lanciamo un brano di riferimento e con quello sentiamo se il PA è allineato come al solito, oppure se c'è da fare qualche modifica. E quindi, scusami, allora però dedicherai, se ogni palazzetto suona diverso, ogni volta lo strumento, giustamente strumenti acustici, sì, subiscono anche le differenze climatiche, no? Per esempio, sicuramente partirai da dei preset che tu vai a registrare sul banco, ma al contempo però ogni volta tu li cambi, ci metti mano? Allora io parto da una base, che è il mix. Per me, nel momento in cui viene fatta la famosa fotografia, per me il mix è quello. Cioè,
La memoria che io richiamo del brano X è quella. Non la vado a modificare, a meno che non sono modifiche che poi ristoro, che ritengo che siano da storare. Cioè, non so, boh, quel livello lì, quello è cambiato, perché allora, vabbè, dai, facciamolo così. Però fondamentalmente io parto dalla memoria che per me so, che sono sicuro che quello è il balance di quel pezzo. E poi inizio a lavorare, ovviamente ci lavori sopra, no? Però non vado a lavorare e a ristorare, perché il lavoro che faccio, come dicevamo prima, è basato sulle dinamiche, non è basato sul balance. Io, per me il balance del pezzo è una cosa e le dinamiche sono un'altra. Cioè, il balance del brano è quello che in 3 minuti è il più coerente. Cioè, che posso dire, comunque il brano suona, sì, c'è qualche cosa che va aiutato, ma suona. Quindi io parto da quel presupposto lì. Poi cos'è che cambia, oltre all'esecuzione del musicista, quindi alle dinamiche? Cambia anche in base alla risposta acustica del posto. E per questo, nel tempo, a parte che ovviamente io c'ho chi gestisce l'impianto, che di solito c'è sempre dalla pendenza, noi la chiamiamo pendenza, la pendenza giusta all'impianto di potenza, che bene o male rispecchia quello che poi avremo nei vari palazzetti. Però le risonanze ovviamente non si possono cambiare, ci sono e te li devi tenere e devi interagire con questo. Quindi lui ottimizza al meglio il palazzetto. Facciamo un esempio, Pala Automatica di Roma, che è quello che per noi è più faticoso da gestire, non solo per noi, ma anche per i musicisti che stanno sul palco, che hanno quei ritorni di un cupolone, no? Cioè di una cosa che sarebbe molto lungo. Molto lungo, quindi è faticoso lavorare lì. Però si ottimizza l'impianto il più possibile. D'altronde l'impianto, il principio del line array è direttivo, quindi più ce l'hai addosso su dove deve andare, e meglio è, ovviamente. Se ci sono zone dove non c'è nessuno, lo spegni, non ci deve andare. Ecco, quindi per ottimizzare significa questo, cercare di puntare bene l'impianto dove c'è la gente, certo. Quello è. E poi io mi faccio una mia correzione a gusto mio, che può cambiare in base a quello che sento sul master. Io do un segnale a loro che passa da una matrice, non c'è l'LR, c'è il gruppo LR, master. Poi creo una matrice a parte, che è quella che deve andare al PA. Se devo fare delle correzioni e nel frattempo registro, perché l'artista non vuole sentire quello che abbiamo fatto, io devo dare all'artista, devo dare quello che è reale, e io devo avere la possibilità, un'uscita pulita, insomma, un'uscita quella left right, sì, che non subisca le variazioni che magari io faccio, perché ci sono troppi bassi in questo posto e me li taglio io, inutile che delle volte li faccio correggere a loro, mi abbassi sub, ma se in corso d'opera c'è qualcosa che mi dà fastidio lo faccio io direttamente. E quindi una matrice che gestisce il PA. E poi ho aggiunto, ma questo nel tempo, perché ho capito che con i palazzetti fai veramente tanta fatica, ma non è solo i palazzetti, è anche per una questione di gestione in generale. Mi sono fatto un gruppo di cassa, che la cassa della batteria di solito è quella un po' che ti può creare dei problemi, perché tutto quello che ti può creare dei problemi nei palazzetti è tutto quello che lavora in zone molto di frequenze basse, no? dai 200 in giù, dai 200 in giù. Sì, mi verrebbe da dire da 100 in giù, sì. Però i 200 in certi palazzetti possono essere veramente fastidiosi. E quindi anche tutte le fondamentali. Devi stare di attento lì. Devi no. Stare. Diciamo che più che altro, principalmente basso e cassa, devi starci attento. Quindi io preferisco farmi dei gruppi sganciati da qualsiasi tipo di automazione, dove vanno sia la cassa che il basso, e avere la possibilità di fare un offset, cioè. Se oggi sono a Roma, la cassa mi sta a meno 1, domani sono a Torino, la cassa va a porta 0 dB, parlando di dB.
E la stessa cosa col basso. Quindi questa piccola variazione la faccio in funzione di quello che possa essere il posto, perché preferisco non andare a cambiare le Q della, che io ho di, quella, di quel suono, di quella batteria, di quello che deve essere in funzione diciamo del posto. Quindi è solo quel punto invece un livello? Solo una questione di livelli. E se proprio non ne e posso fare... cambia davvero così tanto un decibel? Se proprio non ne posso fare a meno, intervengo sulle Q del master, però poi lo rimetto a posto. Ok, del master. Quindi tra l'altro tu hai anche nel left e right che passi al tuo PA manager, aggiungi dell'effettistica sul master al di là dell'equalizzazione che appunto va a ottimizzare sulla base dell'acustica del palazzetto, cioè fa interventi dinamici, per esempio un master bus, movimenti di un master, compressore dici? Sul master, oppure allora, di default, cioè diciamo di solito io non metto niente sul master, cioè è una mia scelta. A me il comprimere non mi piace, il master è liberissimo, a parte, ripeto, qualche correzione di EQ che faccio per gusto, mi piace più sentire, che ne so, gli 8000 in quel posto perché non li sento, o tagliare un 200 perché mi sta rompendo le scatole che sento troppo risonante. Quindi correttivo il suono. Correttivo. Okay. Compressioni no, mai usate sul master, preferisco di no. Ma variazioni di livello sì. Sull'intero master? Sull'intero master, sì. Perché fanno parte dello show. Perché la variazione di livello tipo si riaggancia a quel discorso che facevamo prima, all'effetto che tu devi trascinare il pubblico, e delle volte trascini il pubblico anche col livello, perché se quel brano è un brano che è molto spinto e tu lo spingi ancora di più, diventa più coinvolgente. Se invece stanno facendo un brano acustico e vuoi che tutti seguano quella linea, più tiri giù e meglio è. Cioè, è tutto un compromesso che tu vivi insieme. D'altronde noi siamo... Scusa, è un fonometro, cioè, di riferimento? No, io ho anche un riferimento che utilizzo per vedere a quanto è il livello. Perché se ogni scelta, che in questo caso appunto sono scelte estetiche, il fatto che suoni più forte o meno forte, ma tu la fai sulla base di quello che stai sentendo te, certo, che quindi sei io centrale, hai detto poco spostato. Tutti quelli che stanno al lato o dietro le linee di ritardo, c'è il PA manager che fa in modo tale che però esperienze. Tu considera sempre che quello che poi è quello che sento io è già una mediazione di tutto, cioè io non sento una cosa che da un'altra parte non si sente. Quello che è il punto, almeno io cerco di ottenere questo con i PA manager, perché non deve essere la mia postazione una postazione privilegiata, tanto privilegiata, sicuramente privilegiata nella linearità, cioè io devo essere messo in condizione di poter sentire il mio mix e poter missare, perché se non sento bene, e mi è successo, non missi, cioè stai fermo, cioè non riesci a dare, come fai a dare dinamiche se c'hai dei disturbi su delle frequenze o piuttosto che su altre. Stai male, ecco, cioè ti passi quella serata, quel concerto lo fai, ma lo interagisci, ma interagisci male. Quindi tu devi essere messo in una condizione di un ascolto ottimale, però quell'ascolto ottimale è già una mediazione di quello che sarà l'ascolto generale, che può essere la tribuna, che può essere qualcuno sotto il delay. Quindi tu comunque devi avere un ascolto ottimale perché devi gestire il mix, e di conseguenza le variazioni che vai a fare le fai anche in funzione del fatto che comunque c'è una media in giro, tu, diciamo, sia che sei sotto di lei o che sei fronte palco. Certo, per esempio nel giro che stiamo facendo adesso stiamo curando con Baglioni pianoforte e voce. Stiamo curando il dettaglio, cerchiamo di curare il dettaglio. Abbiamo una voce e un pianoforte, tre pianoforti.
La voce con l'archetto. L'archetto è bellissimo perché riesce a ottenere una timbrica quasi da microfono da studio, ma anche se avessi avuto un gelato sarebbe stato lo stesso. Però con l'archetto c'hai la presenza, no? Che è sempre quella. È molto intimo. Sì, poi, sì, è molto, quindi la presenza, la voce, boom, faccia. Allora noi con chi gestisce l'impianto che abbiamo, facciamo un giro, io metto in remote pure la console e gestisco in remote la console e Reaper, play e stop, scelgo il mio brano di riferimento sempre col virtual, anche in un contesto di due canali, e facciamo il giro in tutto il teatro, perché in realtà il teatro è più faticoso di un posto normale, perché ci sono teatri che suonano, che hanno l'acustica, il classico all'italiana, che ovviamente tu ci stai mettendo un impianto dentro e devi trovare il modo giusto, esatto, per far suonare quell'impianto, ma non farlo suonare troppo, perché se lo fai suonare troppo, le riflessioni che ci sono, che sono state fatte, create appositamente quando non c'erano, certo, i sistemi di potenza, dice un intruso quell'impianto. Capito? Quindi devi trovare un modo per uscirne, per evitare che possa diventare fastidioso invece che una cosa bella. E quindi il livello basso, controllare la somma, perché di solito si somma la medio bassa, la bassa al centro, quindi vai al parchetto reale e magari senti sto 100 Hz che ti dà un fastidio, ma invece in platea non c'è per niente, allora lì attenui quelle frequenze. Cioè, ci passiamo un'oretta circa a fare il fronte palco, e qui si deve sentire benissimo perché abbiamo l'impianto, è addosso, è vicino, però ci sono anche le prime file, quindi ammorbidiamo la parte sotto. Cioè, è un lavoro che lo facciamo insieme perché è fondamentale. Cioè, il concerto è basato su una voce che si deve sentire bene. E quindi io voglio essere sicuro che in tutto il teatro si senta bene, dal loggione fino all'ultimo posto. Certo. Sì. Ma ti chiedo una cosa, storia recente, ecco, quindi non dico magari l'inizio della tua carriera, ti è capitata la volta che dici madonna, io stasera te come cazzo la porto a casa? Sì, ma che non sai come, dice, non vedi l'ora che finisce. Sì. Ed è problemi tecnici o magari dell'acustica del posto? Principalmente sempre l'acustica. L'acustica che non esci fuori. Problemi tecnici, no, di solito no. Di solito veramente. Beh, ti dico, una tale preparazione. Sì, ormai sì. È proprio. Ma guarda, anche gli stessi, i backliner sono sempre quelli. Cioè ormai loro sono veramente super, super pronti a qualsiasi possibile problematica. La variabile è sempre l'acustica e magari quel cantante ospite che ti potrebbe dare qualche problema perché è particolare, ma poi il resto di solito. Ma poi diventano aneddoti. Tanto sì, poi diventano. Noi viviamo di aneddoti comunque. Sì, assolutamente. Comunque finisce il concerto, come va, ok? Nel senso, comunque la porti a casa, il pubblico, che saluti tutti. E te ne vai? Come funziona? Sì, siamo abbastanza. Noi siamo sganciati perché poi c'è chi deve smontare tutto. Io, diciamo, prediligo prendere le mie cose, mettermele a posto. Sì. Di solito. Mi ricordo un dettaglio, che una volta che ero venuto appunto da te in regia, avevi una striscia LED dell'IKEA, di quelle che smontavano. Sì, adesso, che ti accompagnava, guarda, nello zainetto. Siamo passati dalla striscia LED a. Mi sono fatto. Io ho smesso di fumare, mi sono fatto questo regalo. Ho fatto proprio una. Però ho detto: smetto di fumare, ho acquisito la libertà. Perché ovviamente per il lavoro che facciamo noi, fumare era diventato quasi un obbligo. Cioè no, ma proprio io avvertivo, oltre che fa male fumare a prescindere, ma proprio avevo questa
fermare, uscire, ritornare. Allora ho detto facciamo così, sì, sono riuscito a smettere di fumare. E mi sono fatto un regalo, ho detto mi regalo una sedia, perché io ho un po' di problemi di schiena, stare sempre 3 ore, sai, in piedi, oppure seduto sul fermo. E mi sono regalato una sedia. E ho svoltato, perché ho sempre la mia sedia che metto nel case, mi è costato più fare la flight che la sedia. Esatto, la metto nella cosa. E quindi questa cosa qua che finisco, mi prendo la mia sedia, ma ovviamente lo faccio io perché mi sembra un po' eccessivo chiedere di farsi sistemare. Faccio il mio baule, mi sistemo la mia sedia, qualche altra cosa, il computer che di solito porto dietro e basta. E sali in macchina? Sì. Dove vai? Guarda, allora, di solito se siamo in tour, io vado in una macchina dove è predisposta dalla produzione, magari sarò, che ne so, sono insieme a chi gestisce il gobbo. A me mi è capitato pure di stare con chi fa i camerini. Dipende, perché faccio parte della produzione e quindi vengo assegnato in una macchina. O delle volte anche mi è capitato pure da solo avere una macchina. Questo è sempre in relazione al budget, avere la tua macchina che ti viene data dalla produzione e vai in albergo, in quel caso si va in albergo e poi si riparte il giorno dopo. E mi dicevi invece che con le tournée particolarmente intense, con quelle dove ci sono back, per esempio questa qua che stiamo facendo, che è semplicissima, piccolina, c'è un bilico di roba, pensa comunque te. È piccola. E purtroppo siamo costretti a spostarci la stessa sera, cioè noi finiamo, ci sistemiamo le nostre cose e la squadra, diciamo, dove c'è il direttore di palco, il backliner, partiamo la stessa sera per andare alla città successiva, perché i back to back vanno gestiti così, non puoi partire l'indomani. In questo quindi contesto. Tu dormi nella città dove avverrà quando c'è un concerto uno dietro l'altro, questo sì, per forza. E l'attrezzatura fa in tempo? L'attrezzatura fa in tempo, sì, perché loro viaggiano, di solito diciamo chi porta il bilico durante il concerto dorme. Ah sì, giustamente, si deve si svegliano, caricano e partono, e durante la notte camminano. Quindi il mattino dopo sono nella venue, esatto, del nuovo concerto, montano fino a quando non arrivi te, ti fai la tua passeggiata di un'ora per, esatto, vedere dove suona e ricominci. Questo da è capo. In situazioni dove magari ci potrebbe essere il problema più che altro legato al ferro, quindi montaggio palco, ci sono doppie strutture che seguono, che vanno avanti prima che arriva il materiale, ecco, perché di solito c'è il materiale, parlando di una con 10 bilici di roba, 10 bilici di roba, è previsto anche il ferro, noi lo chiamiamo ferro, il palco, la struttura. I tubi innocenti che servono. Esatto, e questo qui di solito, se ci sono situazioni abbastanza strette, è doppio. Quindi ce n'è uno che va il giorno prima, mentre noi stiamo facendo il concerto in una città, e si monta prima, ecco, fa un premontaggio. Ma 2 settimane di prove, 3 anzi, tre. Una di allestimento 4. Al palazzetto di Mantova o dov'è, una tournée di 50 date se va bene, magari appunto dove sei impegnato tutte le sere. Ti faccio la domanda, se mi dici di non metterla nell'intervista, ma quanto chiedi tu per una vita fuori casa così? Non è puoi pagato. Non rispondere ovviamente. No. Ci sono, è un rapporto tra te e la tua o la produzione? Ci sono dei, diciamo, delle quote di riferimento? Di solito, allora, io lavoro spesso perché si lavora pure a settimana. Cioè, questa è un'impostazione che è arrivata dagli americani. Fare questo, utilizzare, però forse questo lo usano molto i tecnici del service, ma dipende dal tipo di tournée, dipende da quante date devi fare. Io di solito faccio sempre a data. A data? Ok. E
e c'è, diciamo che bene o male c'è uno standard, cioè non uno standard, ognuno ha la sua cifra, è chiaro, per chi vale più, meno, adesso non so, cioè, c'è una forchetta, immagino, come ognuno tutto, però... gli americani sono quelli che si fanno pagare di più quando vengono a gestire, quello è sicuro, però sono scelte che vengono fatte dalle produzioni, magari vogliono quel fonico che ha fatto quell'artista lì, lo paghi. Mm-hmm. E quindi, ma diciamo in linea di massima io sono sempre a data. Quindi fai in modo tale che tutta la parte di prova, di allestimento, di viaggio, di venga ammortizzata in quel numero di date. Sì, infatti potrebbe sembrare delle volte una cifra abbastanza importante, ma no, va vista nel contesto generale di quello, tutto di... quello che, sì, che va oltre, certo, la data. Certo. E al momento mi stai raccontando tournée sul territorio nazionale, o penso... Mi hai parlato ad esempio di spostamenti in macchina per le serate, quelle più cadenzate, no? Ma con i Dire Straits, dove quindi tu ti muovi invece in una tournée in giro per il mondo, mi raccontavi che là invece è un approccio completamente diverso. Loro, quella finora è una scelta molto rock and roll. Io dico rock and roll perché si avvicina molto a sistemi un po' più tradizionali, un po' più vecchiotti. E lì ci muoviamo sempre in aereo, insomma, quello è fondamentalmente abbiamo fatto diverse tappe sia in America che in Europa. Spostamenti solo esclusivamente in aereo, dove si porta a seguito, c'è tutta la parte, diciamo, degli strumenti personali che utilizza il chitarrista, poi gli ampli vengono presi sul posto, c'è una richiesta del backline che serve. E viene, quindi tutti gli strumenti dei musicisti? Tutto, sì. E quindi di conseguenza, se il mixer è il tuo strumento... Sì, sì, viene fatta anche la richiesta del mixer che vuoi tu, poi non sempre lo trovi, però viene fatta questa richiesta. Questo per loro che fanno, diciamo, è un tipo di produzione un po' più, come dire, più easy, meno impegno. Infatti loro non hanno esigenze di scenografiche oppure di illuminazione particolare. Le loro esigenze sono gli amplificatori, le cose, un impianto, il mixer e poi fanno... E via suonare. Quindi senza sincronizzazione, per esempio? No, tutto. Là non ci sono sequenze, non c'è, è proprio alla vecchia ed è molto divertente. Per noi, cioè per me che faccio questo, mi diverto parecchio. Immagino. Ma non è tanto meno che gestire 200 canali con 40. Cioè la difficoltà non è tanto avere meno canali rispetto a quando ne hai di più, perché c'è l'orchestra. La difficoltà è in funzione sempre di quello che tu senti. Sì. E lì c'è, fondamentalmente ci sono due ampli con cassa 4x12 che ti arrivano addosso, dove spesso riesco a fargli spostare in modo che almeno non mi arrivano in regia, perché non sento solo le chitarre. Quindi c'è anche una distanza, esatto, molto più... Vabbè, dipende dalla location che facciamo, che di solito sono teatri, dipende, club, però insomma loro hanno dei quindi volumi. Quindi sei di fronte a centinaia di persone, quello è l'ordine di grandezza? Sì, ma anche 5.000, dipende da dove siamo. 1.000-5.000, ecco. Insomma. Sì, okay. Quella è la dimensione, è quella. Però... Sì, tutto live, estremamente senza sequenze, senza niente, senza supporti, diciamo. Però... Lì raccontavi appunto che quando avete suonato all'O2 di Londra, ti hanno informato qual era il banco, era un Soundcraft digitale. Sì, il V7, sì. E tu ti sei preparato... Sì, io mi sono preparato, diciamo, una base con...
con lo stand alone, cioè col computer, mi sono impostato la macchina e poi sono arrivato con la chiavetta. Questa cosa qua mi manca, cos'è, un software di simulazione? Tutti, bene o male, tutti i banchi ormai digitali hanno la possibilità di poter essere gestiti offline. Sì. Cioè io prendo la Digico, che è la console con cui lavoro, SD7, andremo a fare adesso il raduno di Claudio, ho fatto delle modifiche, mi sono messo lì, ho modificato alcune cose che servono per fare quel raduno, io quando arriverò metterò la chiavetta e quello è. Quindi cioè, già ti ritrovi a quel punto la sessione impostata. Lavori in offline, puoi lavorare col tuo computer su quella session, lo fa la Digico, lo fa l'SSL, lo fa... Ah, quindi ognuno fa il suo? Sì, certo. Ah, no, cioè, no. Pensavo che ne esistesse uno cumulativo. Ognuno ha il suo software e poi devi stare sempre attento alle release, alle cose, perché sennò sono... Alcune, ad esempio Digico, se ci vai con una versione... E più vecchia non va, cioè, quindi devi stare molto attento quando fai queste operazioni, perché se no ti ritrovi che metti la chiavetta non carichi. Ed è, diciamo, una buona, ti viene molto a vantaggio questa cosa, perché tu già prima ti puoi predisporre un po' e perdi meno tempo quando poi sei là, perché metti che io arrivavo lì e dovevo farmi di sana pianta una console che non conoscevo, perché non ci avevo lavorato forse mezza volta, così almeno già l'ho già conosciuta. Imposti il mix, esatto, sulla base di quello che è il poi tuo fai, modo, certo, di, certo, di gruppare, sì, esempio, esatto, di gruppare, di fare UCA, quindi io già avevo la mia impostazione e poi dopo ho fatto il soundcheck, ovviamente, perché sempre quello è nella base, lo devi fare. E invece no, con loro così. Poi quando invece portiamo le produzioni italiane all'estero, la cosa è un po' diversa. Non vai, per esempio, a me è capitato con Eros, abbiamo fatto Sud America, l'Australia, vai con la mezza produzione, diciamo, ti porti tutto tranne l'impianto sul posto. Luci, mi sembra il 90% sul posto, però certo viene tutto ridimensionato per poterlo portare con gli aerei, perché poi quello è, cioè, si fanno, voi avete un aeroplano che praticamente porta, sì, vostro, insomma, no, finisce che quasi diventa il tuo, perché poi lo riempi tra tutto il materiale. È un'operazione abbastanza... Mi pare di aver visto recentemente quello dei Rammstein, che è brandizzato con tutta la roba che devono portare loro. È abbastanza complesso, perché lì poi entrano in campo tutti i pesi delle varie... A me è capitato delle volte, diciamo, quella console, dobbiamo portare un'altra perché quella pesa troppo rispetto a quella... Cioè, ovviamente tutto ha un costo. Sì, immagino. Guarda, mi fai fare la presentazione... La monto alla fine. Vabbè, okay. Allora, Maurizio Nicotra, musicista, produttore, fonico in particolare delle grandi occasioni, quindi dei grandi artisti, dei grandi palazzetti, degli stadi, e sei qui oggi per rispondere a una serie di domande più che tecniche. In realtà quello che appunto mi interessava è l'aspetto sia umano sia organizzativo. E te ne faccio allora un'ultima, che sei stato fin troppo gentile, poi non voglio abusare. Io di domande potrei andare avanti ancora giorni. Visto che appunto io vedo ogni anno 60-70 facce nuove di ragazzi che vogliono fare questo di lavoro, ovviamente a livelli molto diversi, nel senso che comunque ognuno lo vuol fare magari a livello un pochino più personale, dilettantistico, per sé, o altri che invece vorrebbero effettivamente entrare nel mondo. E quindi appunto insegno in uno dei vari corsi che ci sono in Italia, che preparano appunto al mondo dei tecnici del suono. Ovviamente, certo, c'è sempre quel minimo di differenziazione studio live, per quanto la tua carriera dimostra l'opposto. Sei arrivato al mondo dei live importanti, sei partito però dalle produzioni in studio. Però, quindi,
però diciamo che poi alla fine ho fatto una scelta, cioè è vero che sono partito dallo studio, ma contemporaneamente che stavo in studio io comunque avevo fatto partire il live e tra le due dicevo sempre però il live mi piace di più perché è diverso. Attitudine personale. Sì, è diverso. Dipende da quello che tu senti. Lo studio, come abbiamo detto prima, ti permette di essere creativo, chiaro, e costruisci mattoncino su mattoncino, metti a fuoco ogni giorno sempre quella cosa. Io quando non mi posso dimenticare mai quando abbiamo fatto stato di necessità della Consoli, piano piano, quando sono arrivato al mastering mi sono accorto, c'avevamo Giorgio Marino, che adesso non c'è più, che era soprannominato il King della masterizzazione a New York, allo Sterling di New York. Abbiamo portato a masterizzare il disco, io mi sono accorto di una distorsione su un fill di Tom, perché ovviamente lo sentivo nelle casse hi-fi, proprio sai, quelle da mastering, e sentivo questa distorsione, gliel'ho detto a lui, e mi fa, è vero, hai ragione, però sai, poi mi ha spiegato, vabbè, io ancora ero di mastering e ne capivo poco, però in realtà la masterizzazione tendenzialmente tende a tirare su, ed è chiaro che ci sono delle, è tutto un insieme di micro saturazioni, no? Poi lui l'ha corretta, ha fatto una serie di cose, ma questo era per dirti che quando tu costruisci qualcosa insieme al produttore, o se c'è un produttore o il musicista, piano piano lavori sempre su quella cosa per mesi, alla fine diventa cioè entri talmente in sintonia che diventa, non so, io non so come spiegarlo, però è proprio una cosa tua, no? E ti accorgi anche del minimo dettaglio, variazione. Diventa maniacale anche. E quella è una scelta che tu fai, che a me piaceva pure, devo dire onestamente. Io per esempio conosco Lorenzo Cazzaniga, che è bravissimo fonico da studio, fa dischi di chiunque, e ammiro questa sua... Però anche lui, ecco, una volta ci siamo confrontati, lui dice sì, però a me piace più lo studio. E io ho detto a me piace più il live. Cioè io quello che avevo provato lì, che poi non mi è più successo per una serie di motivi, io però ho notato per me, per una mia cosa, che il live invece mi dà di più, perché nel live c'è l'emozione quella del momento, no? Cioè che anche lì è creativo, sono tutti e due creativi, però lì è un creativo che devi prendere al volo, che devi gestire immediata, e allora quell'adrenalina che ti dà magari quel momento, quella cosa lì, mi emoziona di più. E quindi poi ho fatto una scelta. C'è una, o meglio, a dire il vero, si pensa al giorno d'oggi che le cose siano rimaste bloccate a 40 anni fa, ossia come diventare fonico da studio, si entra come si chiama già, T-boy, cioè quello che porta il tè, che quindi fondamentalmente sei un assistente che sei al servizio del fonico resident, dei musicisti che entrano e di tutta quella parte del lavoro che oggi non viene più fatta. Con l'avvento del digitale, ad esempio, non è più necessario resettare il banco facendo magari tutte le fotografie dei canali, perché certo, dovesse essere eventualmente riaperto, tutta roba che ovviamente porta via una valanga di tempo e non lo fai fare al fonico resident. A fuori di mettere mano alle macchine per resettarle, per impostarle di nuovo, ecco che entri nell'ottica di, ad esempio, quali possono essere i rapporti di compressione, oppure di come vengono utilizzate quelle macchine, fino a quando non arriva un progetto magari un po' meno di punta, e quindi invece che scomodare il fonico principale, detto, è la tua occasione, prova, e da lì si vede se uno ha imparato qualcosa alla stoffa. Adesso questa cosa negli studi non esiste più, perché ovviamente con l'avvento del digitale, che è stato una mano per tutti, anche per gli studi top di gamma, fondamentalmente la necessità di avere assistenti è calata drasticamente rispetto agli anni 80.
Però diciamo che almeno lì, da un certo punto di vista, se le cose ancora non sono fatte in quel modo, almeno la leggenda è rimasta. Live, come si diventa, come si entra, come, dove si studia, come si fa? Ecco, dove si ad studia, entrare? Dove si studia, io non so dirti esattamente. Vabbè, dove però si è chiaro, studia lo so, infatti, dove si studia io, dove insegno io. Che secondo me, come, vabbè, la figura, quello che hai detto tu dell'assistente, era un, diciamo, un modo come, come poter andare avanti. Cioè tu uscivi, avevi fatto la tua scuola, facevi l'assistente di studio e poi da lì. Io ho fatto, che ti posso dire, ho fatto dei lavori da Pagani Studio e il mio assistente era Tacheto, che oggi Tacheto è un produttore, sì, pazzesco, cioè uno dei, ogni tanto ci sentiamo, cioè sono rimasto, eppure io sono passato da quello studio e lui faceva, quando ho fatto, mi ricordo adesso che il lavoro era, se forse di Irene Grandi, e lui era l'assistente di studio. Pazzesco, questa cosa, ma per dire, si cresce. Nel live, il live, boh, secondo me... Cioè tu non hai materialmente spazio e tempo per gestire due o tre ragazzi di 18 anni che ti stanno no, a io fianco. C'ho tanta voglia di... A me già questa intervista che mi stai facendo, o comunque altre masterclass, a me piace molto. Se ci riesco sono contento a trasferire la mia esperienza, o comunque se c'è qualcuno che mi vuole chiedere qualcosa, a me fa solo che piacere, quindi ho voglia di farlo. Però durante i tour è praticamente impossibile, perché si mettono in piedi dei meccanismi che... Cioè anche il mangiare stesso, il catering, no? Bisogna, a quell'ora si va al catering. Quello... Poi se capita che qualcuno cioè ha voglia e si vuole affiancare, a me fa piacere, lo si può fare sempre. C'è una possibilità, magari sì, anche un po' complicata da un punto di vista pratico, perché... Però quello che secondo me è importante, è quello che io ho visto, poi magari sul fonico di sala è un po' più complessa la cosa, però in generale per entrare in questo ambiente... Quello che ho visto è che se uno ha veramente voglia di fare e ha le capacità di fare, fa strada. Cioè, attualmente c'è una forte richiesta, forse più di PA man o di PA manager, che quella è una cosa che sta sempre aumentando. Fanno sempre più impianti sofisticati. La D&B ha fatto l'ultimo che ha una gestione anche, è un ibrido tra tipo il K-Ray con lo sistema steering, che è un po' un'altra, come dire, un'altra roba tecnica molto sofisticata da gestire, più sofisticata del sistema classico Line Array. Quindi si richiede gente specializzata. E io ho visto tanti ragazzi, a me è capitato di aiutarne qualcuno, e che cioè, sai, io vengo dal piccolo service, però mi piacerebbe iniziare a fare qualcosa. E curriculum, agora, magari ti mette alla prova, se vede che sei uno in gamba ti fa andare avanti. Cioè, è quindi vero, passando direttamente dal service. E passando dal service. È vero che un po' di personaggi come da noi, anche se noi siamo con la produzione, però anche con il service, i backline, i fonici di palco, ci sono delle, come dire, delle figure che ormai sono... importanti per tante produzioni, che so, sai, facciamo quell'artista, però il fonico di palco deve essere lui, il backliner che deve essere Russotto, per dirne uno, che insomma, stiamo parlando di personaggi molto importanti che nella storia esistono da tanti anni, certo, e hanno acquisito un'esperienza infinita, quindi ci sono artisti che fanno anche le richieste, quindi però questo non vuol dire che ragazzi che vogliono imparare o che vogliono crescere, che la possibilità c'è, se sei bravo c'è. Io ho visto, ripeto, tante persone, anche assistenti di regia che sono andati avanti, sono entrati facendo, non so, il PA man, che è quello più
e oggi magari gestiscono gli impianti. Quindi non è un mondo blindato, insomma, c'è entrata. Non è blindato. No. Anche no. Perché si stanno aumentando. Poi il live non è esatto. Le richieste, vabbè, post-Covid c'è stata una richiesta pazzesca, aumentata tantissimo. Non è un come dire, il mondo del live attualmente non è in crisi, questo è sicuro. Quindi se uno ha passione, per me è le qualità, perché poi alla fine quello, se tu sei bravo vai avanti. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente una cosa, no? Al di là del fatto che quando si presenta un fonico, ma questo anche per lo studio, no? Ma soprattutto nei live, si fa l'elenco degli artisti con cui lavora o ha lavorato, quindi Baglioni, Zero, sì, sì. Giovanotti, Carmen Consoli, perché soprattutto anche in studio e poi sei uscito dallo sì. studio. Già questa cosa qui è paradossale, no? Nel senso che comunque quando tu sei il fonico delle star, sei una star, ma sei una star dietro le quinte. Quindi tendenzialmente ha senso tra di noi presentarci con i nomi con quelli cui hai lavorato, oppure da un'altra cosa potrebbe essere Circo Massimo, Teatro Regio, cioè perché non i palazzetti allora che hai fatto suonare con tutte le loro difficoltà più o meno? Perché in realtà quando dici quell'artista ti porta comunque a pensare che ha fatto tante di quelle cose. Quindi è quello. Anche con sì. il numero di persone che normalmente va a vederlo suonare dal vivo. Facendo l'elenco mentale, comunque appunto Baglioni, Zero, Giovanotti, non gente di primissimo pelo. Cioè, sono ormai tutti quanti arrivati a punti eccezionali di carriera, ma dove effettivamente cominciano ad essere anche tutti abbastanza vecchiotti, ok? Potremmeno, sì, ecco. Sì. Vabbè, anche io divento faccio parte, quindi. Sì, ci si piglia della stessa serie. Ma quello che tu mi hai raccontato oggi è applicato nello stesso modo per gli artisti invece emersi, quindi già affermati, ma magari appunto invece di 20 anni, 30 anni, è tutto uguale o ci sono delle differenze anche nel modo in cui viene organizzata la cosa, che tu sappia? Che io sappia, sicuramente qualche differenza c'è, ma perché è legata sempre al discorso budget probabilmente, perché poi è tutto lì. Però se prendiamo uno un po' più, insomma, più giovane tra virgolette, che so, Ultimo, ma Ultimo è uguale, non so quanti anni abbia, però effettivamente, ma è uguale, cioè, su quello che ci siamo detti prima è identica cosa, musicisti, cioè tutta la, diciamo, la parte organizzativa di un concerto di Ultimo è identica. Forse potrebbe cambiare, non so, uno ancora più emergente, più giovane, che magari spesso mi capita di vedere quando si fanno quelle ospitate. No, che poi non è. Io ho fatto per esempio con Eros, c'era Madame, però non c'era la band, ecco, magari viene col DJ che giustifica la base, una roba del genere. Però questo non ti saprei, cioè non ti so dire se. Però so, tipo, chi c'era con me che sta facendo dei concerti come rapper, che c'ha la band, che è tutto come... Salmo? Salmo, esatto, che va benissimo, ma c'ha la band, c'ha tutto... Il concetto è sempre quello. Poi se sei artista giovane, emergente, però il concetto è quello. L'unica cosa, ti ripeto, che potrebbe essere che magari qualcuno va in giro in versione... no band e punta più sull'aspetto scenografico, che magari luce video, insomma, sì, gli interessa di più quello, ecco. Però ecco, a me Madame per esempio mi piacerebbe fare. L'ho fatta una volta a Verona, che ha fatto questo concerto nel contesto di Eros. Io sono aperto, sì, qualcuno mi ha pure criticato, ma
Io invece sono molto aperto alla modernità intesa musicalmente parlando, ma anche non sono contrario all'autotune usato come effetto. E non anche perché ormai, Però voglio dire, la battaglia sarebbe persa. A me piace, cioè io mi sento, mi piace l'idea di poter far parte di un contesto molto giovanile, ecco, non sono legato a schemi antichi, non, appunto per me l'autotune è uno strumento che serve per trasmettere alle nuove generazioni. Probabilmente quello che dico, ad esempio, io ho notato su alcuni, anche il modo delle volte di dire le parole nei artisti più giovani, che è diverso, è una cosa che una volta era inconcepibile, che tu potevi dire una parola in italiano con un altro accento. Invece oggi proprio addirittura tagliate, svezzate, però è un modo di comunicare. Se tu arrivi, io mi ricordo, noi ancora eravamo piccoli, almeno io ero piccolo, e cioè, il rock era visto come una cosa, cioè la Beat Generation, ancora io non c'ero, ma voglio dire, la Beat Generation che erano, potrebbe essere paragonata a quelli di oggi, perché no? Eppure hanno fatto la storia, c'è tanto di storia di musica, quindi io non blinderei il nostro settore come, cioè, voglio dire, il settore di quelli dei grandi artisti, per carità, grandi artisti, tanto di rispetto, però per me sono artisti anche i giovani che propongono delle cose che delle volte sembrano un po', però riescono a comunicare, se riescono a comunicare perché non... Sì, solitamente questo processo va avanti fino a quando non sei magari troppo stanco per rimettere in gioco i tuoi gusti e il tuo modo di analizzarli. L'ultima cosa che ti chiedo, e lo sai che è quello che ti avevo già detto, dopo aver fatto il Circo Massimo, dopo aver fatto l'Arena di Verona, l'O2, il Regio Quattorino e una caterva quindi di altri posti dove... c'è la musica delle grandi occasioni, con le grosse produzioni, con questa organizzazione così precisa su ogni singolo aspetto. Anche tu sei nato, come tutti i fonici, alla sagra della porchetta, alla sagra del peperone, non di Cremagnola, magari quello no. Ma ti richiamassero domani, quindi con una band emergente, con tutti i limiti che è una band emergente, è una produzione che è pagata dalla Proloco, ok? E andassi tu come fonico, andresti con un qualcosa di diverso rispetto a quando hai cominciato anni fa? Come l'affronteresti, ecco, la sagra della porchetta? Intanto ci andrei, perché il divertimento è sicuro. A me piace, io faccio questo e perché mi diverto. Però io lo faccio perché mi diverto, cioè, nel tempo è diventato la mia attività professionale, però mi diverto perché a me piace farlo, quindi se c'è la band quella emergente che sta lì alla sagra, ci andrei. E poi è ovvio che lo affronterei con l'esperienza che ho costruito fino ad oggi. Cioè, ma cosa nel dettaglio? Cosa faresti di diverso rispetto a quando non avevi fatto già Capitani Coraggiosi? Non so che dirti, però è proprio la differenza, secondo me, sta nell'orecchio, non è una cosa pratica. Ah, che miseria. Non è una cosa, cioè non è pratico, perché ovviamente se tu mi dici i mezzi sono quelli che avevi, cioè non sono cambiati, cioè, stiamo parlando di una band, piccolo service con la band, quindi sei limitato a non avere grandi cose tecnicamente parlando. Fai uso della tua esperienza, quindi basato è qualitativo quello... però, diciamo. Sì, però voglio dire, cerchi di portare avanti, di ottenere quel... Ecco, tu fondamentalmente la differenza è che devi ottenere, mentre magari forse all'inizio il risultato era...
portarla a casa, no? Mm. Cioè la band, la porti a casa, in qualche modo la porti. Lì invece oggi il risultato sarebbe di, più che portarla a casa, di ottimizzarla il più possibile. Cioè godercela. E godersela, esatto. Ok, allora su questo vero, perché sì, io che sono più da studio che da live, quando dei live, in condizioni sempre dove ogni volta io sono quello, sì, che dice ma addosso, so stavolta come faccio, allora lì il concetto di portarla a casa è vero, avere il massimo controllo, anche è vero, anche dinamico e tutto, per avere tutto molto fermo in modo tale che non, esatto, dia problemi, esatto, invece di dire sai che c'è, sì, sì, facciamo suonare. Ok, allora su questo, no, allora, sai, mi porto a casa anche una, sai, spesso, una cosa spendibile. Spesso succede anche in situazioni anche importanti di stare in difficoltà. E la difficoltà maggiore lì è che comunque tu stai gestendo una cosa importante, di un artista importante. E quindi devi stare... Cioè, come dire, se lo fai con la sagra, la cosa, dici, vabbè, oh, c'è una difficoltà, in qualche modo ne usciamo, troviamo una soluzione, ci divertiamo nel frattempo. Lì non puoi dire ci divertiamo, perché metti a rischio la tua professionalità. Allora tu lì devi dare il massimo per ottimizzare il più possibile e cercare di non fare diventare quella cosa una cosa brutta. Mm-hmm. E ti assicuro che è veramente difficile. Quindi comunque difficile. Ti capita ancora adesso dopo tanti anni a volte di dire... Può capitare. Sono un po' in tensione, ecco. Cioè... Io, di mio, qualsiasi concerto, quando, anche se è il cinquantesimo, quando stiamo lì per partire, sto in tensione. Dove, perché... Che Dio me la mandi buona. Ma no, che... cioè, vabbè, no, se vogliamo anche, perché comunque le variabili sono tante, quindi comunque qualsiasi cosa può essere un problema, che poi può ricadere su di me o su chiunque, principalmente ricade poi sull'artista, perché lui c'è sul palco. Però io sono sempre abbastanza emotivo, e forse questa cosa è come chi, per chi recita o per chi si esibisce, forse è anche positivo, perché comunque io sto sempre in allerta. Ecco, quando mi è capitato di abbassare la guardia, c'è sempre stato qualcosa. Sempre. Quindi io non abbasso mai la guardia. Voglio sapere se c'è stato un cambio scaletta, se c'è quella cosa, cioè se stiamo facendo una roba dove c'è uno che deve entrare, che deve dire quella parola, io lo devo sapere, lo deve essere scritto, perché se non lo so è gravissimo, cioè non sottovaluto mai niente. Per me è più difficile togliere il mute da un microfono che gestire 200 canali, perché sì, mute, immagino, se non lo apri se ne accorgono tutti. E questo è quello che succede televisivamente parlando, perché quando fai quelle trasmissioni tipo gli SMA, insomma, per intenderci, quelli di Carlo Conti all'Arena, lì mi capita spesso, cioè sto più in tensione lì che devo aprire e chiudere magari un mute perché entra quello, no, quello esce, presenta, poi io scrivo qualsiasi cosa, cioè voglio proprio scritto, la scaletta davanti, se c'è qualcuno che mi aiuta ancora meglio, perché lì non si sgarra. È il modo poi che ti fa diventare magari più professionale possibile. È quello che la sagra della porchetta invece non hai scritto, esatto, perché Ale... Esatto. Che... Vabbè, tanto se c'è un microfono che lo apri in ritardo non succede niente, è proprio questo. Sì, infatti. Grazie Maurizio, un grazie piacere. Davvero. Un piacere veramente. È stata una bella grazie. Chiacchierata. Stacco le telecamere. E siamo arrivati alla fine del video. Se siete arrivati a questo punto, io vi ringrazio per l'attenzione. E ci sono alcune cose che mi hanno particolarmente arricchito da questa chiacchierata. In primo luogo, sicuramente quella piccola porzione di video che ho anche messo come apertura, cioè questa concezione che il fonico diventa un elemento attivo della band, e non solo presta il suo servizio, ma diventa proprio facente parte di quel progetto discografico. E questo, specialmente per le nuove generazioni e soprattutto per i progetti emergenti, secondo me è proprio un cambio di paradigma non da poco. Cioè, nel momento in cui c'è una band emergente che sta cercando di imporsi sulla scena, ecco che allora lì può trovare terreno fertile un giovane fonico
che anche lui quindi vuole affermare le sue capacità e vuole crescere insieme alla band. Questa cosa, secondo me, aumenterebbe di molto le possibilità per entrambi, quindi sia per l'artista o gli artisti, sia per il fonico, di entrare in questo mondo dalla porta principale. In seconda battuta, il consiglio molto prezioso che mi ha dato riguardo al godersela, cioè riguardo al fatto di far suonare il proprio mix in ambito live. Questa cosa, sicuramente anche da un punto di vista estremamente personale, mi ritornerà molto molto utile, per il fatto che in più di un'occasione, stiamo parlando ovviamente di livelli professionali molto diversi da quelli che calca Maurizio, però di base, ecco, io mi ricordo diverse occasioni in ambito live in cui ero lì che speravo che finisse il più presto possibile senza intoppi. Ecco, tornassi indietro, forse mi preoccuperei un pochino meno degli intoppi e mi preoccuperei invece di più di far suonare bene, di lasciare un pochino andare, di godersi un pochino il momento. Credo che effettivamente lì ci sia uno degli ingredienti fondamentali per far sì che anche il pubblico si diverta con te. Non dimentichiamo appunto che il nostro mondo, che sta in quella zona di grigio, da una parte abbiamo gli aspetti più tecnologici, tecnici, scientifici, ma sempre comunque al servizio dell'estro, dell'arte, dell'inventiva, dell'entertainment, della musica, e quindi però anche del volersi divertire insieme. Terza cosa è il fatto di sapere che anche a livelli così alti c'è gente disponibile a voler, passatemi il termine, far bottega, cioè al trasmettere le competenze a nuove generazioni. E questo mi fa particolarmente piacere perché, visto che stiamo parlando, ecco, dei gradini più alti della musica italiana, scoprire che non c'è un cerchio magico chiuso dove o sei dentro e quindi sei già dentro, se sei fuori ti è reso impossibile entrarci, ma il fatto che sia effettivamente comunque un ambiente aperto, un ambiente dove anche grandi fonici come Maurizio sarebbero ben lieti di passare le loro competenze, e appunto una chiacchierata come quella che avete appena visto, secondo me lo dimostra, il rendersi disponibile al farsi intervistare, al raccontarsi, è proprio garanzia di questo. Ecco che allora questa cosa davvero mi scalda il cuore. E io nel mio piccolo ho già cominciato a mettere in pratica un'idea che è venuta proprio durante questa intervista. Il fatto di organizzare prima del concerto live un piccolo spazio da dedicare ai tecnici del suono, agli appassionati. Ed è un invito che rivolgo allora a tutti i colleghi d'Italia. Ossia, durante le fasi specialmente di allestimento di questi eventi, anche magari dietro vendita di biglietti, perché no, ma la cosa che sarebbe interessante è appunto aprire la possibilità alle nuove generazioni di fonici o anche solo agli appassionati, per farsi raccontare direttamente dai tecnici che fanno quel lavoro a quel livello quali sono i trucchi del mestiere, diciamo. E penso che questo renderebbe anche molto più apprezzabile quello che è il nostro lavoro, perché nel momento in cui sai quali sono le difficoltà in gioco, quali sono appunto tutto il livello di conoscenze che sono necessarie per organizzare palchi di queste dimensioni, ecco che allora io penso che anche proprio poi l'aspetto musicale verrà maggiormente apprezzato dal pubblico. Come vi dicevo, io ho già cominciato, riscontrando un notevole interesse ed entusiasmo per la cosa, quindi non mi rimane che estendere l'invito a tutti quanti. Sicuramente io stesso, ecco, parteciperò in quel caso dal punto di vista dell'allievo. Grazie a tutti quanti per essere arrivati fino a questo punto, e in particolare ringrazio Maurizio Nicotra che si è reso disponibile. Abbi pazienza, ci ho messo davvero tanto.